Paddock Bob Gear Edition in collaborazione con Nolan Group, Fassina, Vamag, Polini, Valli, Sineco, Venus, Ducati Monza, M Serramenti, Motostar, San Carlo. Buonasera, benvenuti Paddock Bob Gear Edition. Siamo strafelici che la formula vi piaccia, che siete così tanti a seguirci, che tante vetture, tante moto così belle vengano a trovarci ogni settimana. Qui è veramente, ve lo assicuro, solo grandissima passione da parte di tutti, di noi e di voi che ci ascoltate, che ci seguite con tanto amore e tanta passione. Inizio subito salutando, prima di salutare i nostri ospiti, Mario Poltronieri, che ci ha lasciato la settimana scorsa. Mario è stato uno dei nostri per tanti anni. È stato un caro amico, un personaggio con il quale tra l'altro ho condiviso anche un'esperienza anche per quattro ruote, realizzando dei DVD, i sorpassi da urlo, ricordo, abbiamo fatto delle raccolte su alcuni anni della Formula 1, anni mitici, con Mario per la Cine Hollywood, dei DVD credo siano ancora in commercio. È stata sicuramente una presenza grandiosa, fantastica. Qui era proprio ritratto nel nostro studio di Telenova di Griglia di Partenza all'epoca, per cui ci piace ricordarlo. Adesso ne parleremo subito in apertura. Adesso, se non fate smettere, è quell'allarme della macchina che saluta Mario Poltronieri, perché il saluto che vogliamo fare a Mario è così automobilistico, motoristico e festoso. Inizio subito a salutare, mentre qualcuno va a spegnere l'antifurto, i miei ospiti, i miei amici, Arturo Merzario. Ciao Arturo, arrivo anche da Paolo. Che bravo, mi hai superato. Vado per anzianità. Senti. Vado per anzianità. Ah, beh, allora vince a mani basse. Bravo, grazie, buonasera a tutti. Pino Olievi, buonasera Pino. Seconda. Buonasera. Secondo vecchione. Sempre prima fila, ma secondo. Va bene. Emilio Delei di Quattro Ruote, ciao Emilio. Buonasera, ciao. Grazie. Tra l'altro, tra le mani ho un'altra delle opere di Quattro Ruote, e firmata Emilio Delei di, insieme a Carlo Di Giusto. Carlo Di Giusto, Abarth, Scorpioni da strada. Abbiamo avuto la settimana scorsa qui una bellissima coppia di Abarth, con la scritta Marco Allen sulla fiancata e poi la nuova 124 Abarth di Fassina. Per cui questo è un libro che troviamo dove? Troviamo in edicola, troviamo sullo store online dell'editoriale Domus, e troviamo all'interno una intervista esclusiva, indovina con chi? Arturo Merzario. Con Arturo, va bene, onnipresente. Ah, Valli, immaginavo che fosse la tua, non avevo dubbi che fosse la macchina di Valli, l'ho visto finalmente alzarsi e correre. È un tronchesino. Grazie Emilio per essere con noi. Grazie a voi. Saluto e ringrazio anche Fabio Madaro, ciao Fabio, ciao, direttore di automobilismo di Evo, e Fabio Suvero, che è vice direttore di Evo e ha avuto la fortuna, sta per provare, non so se la prova è già stata effettuata, per il prossimo numero di Evo che sarà in edicola tra pochi giorni. Questo è il numero in edicola adesso. C'è una comparativa fantastica e ci avete fatto un grande regalo. Le due vetture saranno protagoniste di questa prova, saranno qui in studio, sono già qua, posteggiate lì dietro. Se vuoi Fabio, uno dei Fabi, vuole già dire di cosa si tratta? Vai, vado io? Vai. Sono le due Jap del momento, le più, diciamo, cattive, le più attese, la Honda NSX e la Nissan GT-R. GT-R, per cui stasera le vedremo, secondo me per la prima volta, non credo che siano state in uno studio televisivo da nessuna parte, insomma, perlomeno in Italia sicuramente no, credo, le vedremo no, qua però. Noi. Grazie mille, grazie a Evo e a Fabio Madre e Fabio Suvero. Patrizio Cantù, ciao. Buonasera a tutti. Buonasera, ben ritrovato. Vali, hai spaccato la tua macchina che suonava, cos'è che c'aveva? Sai che mi piace farti incazzare, no? Sì, l'ho fatta anche all'inizio, ma va bene. Ci sono riuscito. L'abbiamo preso con un saluto a Poltronieri. Grazie Mauro di essere con noi. Paolo Ciccarone, ciao Paolino. Ciao ragazzi, beh, se vuoi passiamo la battuta, è una trasmissione che va a Ruba. Va a Ruba, esatto, infatti sta andando a Ruba di là. E il mio cantante dei Rockets preferito, Luca Bestetti. Ciao Luke, grazie, pronto? Mille, buonasera, ragazzi. Pronto anche l'album, so che poi ne parleremo. L'album è finito, stiamo aspettando il packaging fantastico nuovo. Packaging, packaging. Madonna, parli complicato. Packaging, va bene. Ma Pino, facciamo un ricordino di Mario, un ricordino di Mario Poltronieri. Certo,
Beh, Mario, cosa vuoi dire? Mario era una gran persona, un grandissimo professionista, perché dobbiamo ricordarci che lui partiva dalla televisione in bianco e nero e bisogna ricordarsi soprattutto una cosa, come erano i Gran Premi in quegli anni, che non è poi tantissimo tempo fa. Cioè Mario era uno che era in una postazione e vedeva le macchine che passavano e non c'era il video con tutti i piazzamenti, i distacchi, eccetera, per cui aveva, sì, con i tempi, per cui aveva sempre bisogno di una spalla, gliel'ha fatta per anni Enrico Benzing, no? Gliel'hanno fatta un po' tutti, anch'io in certi momenti gliel'ho fatta sulle moto, poi sulla Formula 1, e lui aveva, anche a Monza c'erano tre telecamere, una che ti riprendeva l'uscita della parabolica, un'altra credo l'uscita di Desmo e l'altra il rettilineo, per cui quando ci fu il tragico incidente di Sarine e Pasolini, cioè lui non seppe quello che era successo, dovette alzarsi e andare là. Cioè ha lavorato in condizioni che sono inimmaginabili oggi, per cui era facile dire neanche si è accorto che non passa più Tizio. Io ricordo, gli avrei sparato, perché mi ritrovai a fare una telecronaca con lui a un Gran Premio in Inghilterra. C'era in testa Watson, a un certo punto non passa più. No, perché non c'erano le telecamere che riprendevano, no? E lui mi passa il microfono e dice: abbiamo Pino Lievi della Gazzetta, ma cosa è successo a Watson? No, l'hai ringraziato con un pugno su una vecchia sulla gamba. Però lui, aspetta, sì. Lui aveva una professionalità enorme, aveva una competenza che arrivava dalle pazzie che aveva fatto nelle corse. Lui aveva fatto una Milano-Taranto col cucciolo della Ducati, avete presente? Sì. Ecco, a corso, io coliso molto. Ha corso in auto, ha fatto un sacco di record, credo 120 con l'Abarth a Monza. Io ricordo, lui era con Carlo Abarth, me la raccontò lui, un giorno in cui Abarth dava del lei a tutti, no? E teneva del voi a tutti e teneva tutti a distanza. Voi. E parlava con Mario, si faceva raccontare, e intanto vedeva sotto, lui dal suo ufficio vedeva il parcheggio, sì, no? Perché era, e disse, mezzanino, chi essere quel cretino che non sa parcheggiare macchina? Ed era Mario. Mario era, guarda, Mario. No, aspetta, Mario era lì, qua. Guarda, esce, era Graham Hill. Quindi, ecco, Mario ha vissuto questi momenti, ha vissuto i momenti d'oro dell'Abarth, ha vissuto i momenti d'oro dell'automobilismo in genere, della Ferrari, e i momenti d'oro dell'Alfa, perché Mario era un grandissimo amico dell'ingegner Chiti, è stato amico di vari presidenti dell'Alfa Romeo, ed era una persona che era amica di tutti perché non aveva nemici. Era un pazzo scatenato, veramente pazzo. Io ho raccontato sulla Gazzetta, lui amava gli animali, no? Lui si portò una volta, cioè partimmo da Sudafrica quando correva la famosa Merzario, no? E io vedo, lui girava sempre era pieno di roba, comprava tutto. Lui e Zigliotto arrivavano ai Gran Premi, il giorno prima andavano a comprare tutto quello che trovavano, solo le stupidaggini. Da un certo Giannini. No? Sì. Vedo che arriva all'aeroporto di Johannesburg con un gilet gonfio dietro. Dico, avrà la macchina fotografica, sai quei gilet con le tasche dietro? C'era un gibbone dietro. No, ecco, boh. Arriviamo finalmente poi a Fiumicino alla mattina, col doganiere che dice, poltronieri, chi ha vinto? Mi fa l'autografo per la mia bambina, eccetera. Ma cos'ha dietro nella giacca? Mi fa vedere e mette la mano. No, stia attento, perché c'è un'iguana. E questo qua si è messo a ridere, figurarsi. Mette la mano, l'iguana. C'era il coccodrillo. C'era l'iguana che poi lui dovette lasciare a Fiumicino in quarantena. Nella vasca da bagno della casa di Milano si era comprato un coccodrillo, un'altra volta si era preso un caimano. Quello a Tampa l'aveva preso, lui ha avuto a Tampa. Cioè, era un pazzo scatenato di una bontà senza limiti, no? Amava le armi, ma non avrebbe mai fatto male a nessuno. Ricordo l'anno sempre del debutto della Merzario a Long Beach. No? Che andammo io, lui, Luigi Colombo e Pierluigi Corbari
andammo in un negozio di roba western, no? Dove? A Long Beach. E lui comincia a provarsi sti gilet con le frange da Pecos Bill, no? Cappelli, eccetera, e stivaletti di pelle di serpente con lo sterone e con la punta in su. Dico, Mario, cosa fai? No, sai, sto provando, eccetera. Alla fine il commesso dice, scusi, no, non ho capito, cosa prende? Beh, prendo tutto. No. No. Si è preso tutto quello che aveva provato, è venuto a Milano e ha avuto vergogna di mettere un solo capo di quello che Mario era fatto così. Aveva... Posso concludere io? No, aspetta. No, questa era bella perché sai che abbiamo fatto l'ultimo libro. Poi lui ha fatto un libro. Abbiamo fatto l'ultimo libro assieme da fuori di testa, divertentissimo. E quelle volte che si andava a casa. Titolo del libro? Viva la Ferrari, abbasso questa Formula 1 nel 2004, perché il concetto era la Ferrari giustifica tutto il resto. Nel momento in cui sparisce la Ferrari, questa Formula 1 non ha più ragione. E tra l'altro l'ho riletto da poco perché stavo cercando degli spunti. Così per ricordare Mario. No, stavo cercando degli spunti, ho visto che a distanza di 13 anni è un libro attualissimo, per cui ci sono cioè è triste vedere che in 13 anni non è cambiato niente. Ma è roba recente. Aveva la passione per le armi, c'erano tutte queste alabarde, le asce, le lance dietro la porta, per cui quando entravi in casa c'era il problema che a momenti cadevano tutte quante queste lance, e mi rimproverò sempre perché in Messico durante un Gran Premio aveva trovato una roba del periodo dei conquistadores e io mi ero rifiutato di portarla dietro perché dovevo imbarcarla come bagaglio a mano, sta la barda da 2 metri e qualcosa, e poi fa, ma forse mi sa che non era del 500, secondo me ci stavano truffando, abbiamo fatto bene a non comprarla. L'ultima perché pazzia sapeva di Mario. Tutto, sapeva allora, tutto, una cultura incredibile. L'ultima pazzia di Mario è stata, io gli parlo di arte moderna, di Herring, di questi qua, un po' alla moda, eccetera, no? Vedo che ascolta, che prende appunti e dico, guarda, non è il caso, prenditi una rivista d'arte, ne sa 100 volte più di me. Beh, si è appassionato di arte moderna, no? E incomincia a commerciare, a fare delle mostre a Milano e a commerciare in quadri, fino a quando riesce a vendere dei quadri molto d'avanguardia di un imitatore di Herring, ma uno con un grandissimo talento, incassa i soldi, cerca di spedirglieli e non riesce a trovare le tracce, no? Allora fa ricerche in tutti gli Stati Uniti, un altro sarebbe intascato i soldi e via. Poi ha scoperto che il suo pittore preferito si era preso 30 anni di galera e non sapeva dove, no? E non l'avevano messo in contatto. Quindi la disperazione, no, ma perché capisci, io ho qua i soldi, invece devo mandare. Poi ha rintracciato la madre ed è stato contento. Li ha presi, contento. In galera bene. Comunque posso lui era molto amico. Allora, io conobbi Mario, voi dovete sapere che era figlio della maestra di Asso, mia mamma, io sono figlio della maestra di Civenna Magreglio, combinazione Palazzoli era figlio della maestra invece di Busto Arsizio. Per me Mario Poltronieri, io ero fine anni 50, ero ragazzino 16-17 anni, Mario era già corridore pilota dell'Abar perché faceva i chilometri sulla pista a Monza con le macchine da record. Che ci raccontava che si addormentava. Si addormentava. Per me, insieme a Guidotti, io li vedevo già come idoli perché guidavano le macchine da corsa, hai capito? Per cui è stato un mio mito da raggiungere il Poltronieri come col Guidotti. Dopo, come succede sempre, l'allievo supera il maestro, ma è un'altra storia. Ma sì, devo dire che la professionalità di Mario, come diceva Pino, perché lui ha avuto, quando ha cercato la spalla con Pino per fargli, no, per farsi soprattutto dire, con Benzing ma anche con te, ma lui è stato spalla di Piero Casucci all'epoca, sì, esatto. Prima, e dove ha imparato, perché una volta il mestiere si rubava, nessuno te lo insegnava, dovevi adattarti e rubare il mestiere. Dopo, anche in quel adesso caso, non è molto cambiato in quel cosa, caso lì, in quel caso lì Mario ha superato così. Il maestro, no, però molto corretto, sempre corretto, un'etica, infatti lui ebbe problemi a farsi riconoscere l'assunzione alla Rai nonostante il fatto che fossero lui è stato molti assunto anni. Tardissimo sì, ha lavorato di mezzo molti anche anni, Beppe Viola perché il posto prima di Mario c'era Beppe Viola. Va bene, sentiamo l'aneddoto di Luca Bestetti. Io sono relativamente giovane, sono del 64. Sei giovanissimo. Ma però da questi racconti posso capire come Poltronieri, chiamato da mio papà Mao, perché erano amicissimi, fosse spessissimo, stasera, spessissimo a mangiare a casa mia. Uno, perché mio papà
era appassionato di armi, mio papà era editore d'arte, non c'entrava niente, ecco. Però appassionato d'armi, e il papà di mia mamma fu quello che ha costruito il tirassegno di Milano per 40 anni. Vammi su Mario, però, perché altrimenti guarda con e Mario, e Mario era appassionato di armi, detto questo. E mi ricordo questa persona, io avevo 8 anni, 7-8 anni, negli anni 60, 70, e me lo ricordo come una persona uguale a mio papà, quindi un pochino... Un po' fuori, passare, un po' fuori. Certo. Tra l'altro, no, mi piace anche ricordare. L'ho conosciuto e sono felice. Che il motivo per il quale lui non venne più agli di partenza, che ricordavamo con Arturo, lui insomma, allora, è stato per 7-8 anni fino con noi, era che non aveva più voglia di uscire di casa. Non aveva voglia lui di uscire di casa. Non è che non voleva più venire da noi, cioè no. Con altri è successo, che ci siamo andati a quel paese, è successo, no? E invece con lui dice: guarda, Franco, io facciamo i collegamenti al telefono. Poi non c'erano lui ancora era preso i videotelefoni da di adesso. Pigrizie. Anche l'ultimo periodo che lui faceva i Gran Premi, prima uscivamo sempre di sera, ti ricordi, con Titi, con lui te, era stato con... strapigro. Non lui a un certo punto, anche quando veniva ai Gran Premi, di sera non usciva più. Dico, ma cosa fai? No, mi devo preparare scaricata per la telecronaca. In realtà leggeva libri voglia, di tutt'altro genere. Va bene, dai. Ci è piaciuto ricordare un amico. Patrizio, velocissimo, ti prego. No, io ricordo semplicemente Mario, è stata una delle mie prime corse che sono andato a vedere al circuito del Gard. Figurare, avevo 13 anni. E Mauro, 3. E Mauro correva con le Formula Junior ancora. Sì, c'erano praticamente lui e Manfredini che avevano le uniche Corrado. Liner che erano esistenti. Sì, e a un certo punto Manfredini si ferma. Siccome il circuito del Gard svolgeva anche su un po' in parte montagnosa, eccetera, eccetera, Manfredini si era rotto il motore, lui Mario si è fermato, ha detto: ehi, ma cosa è successo? E dice: si è rotto il motore, ciao, te spingi giù. E l'ha spinto fino a giù, cioè mi ricordo che è partito con la Viner dietro, l'ha spinto giù in discesa fino ai box. Cioè, era un pazzo scatenato. No, ecco, no, ti racconto, chiudo con un episodio che mi raccontò sia Mario sia Baghetti. Partirono insieme per la Targa Florio. Con il carrello, Baghetti cercava uno che gli portasse la macchina. Col carrello e guida Baghetti praticamente fino a sotto Napoli, da Milano, con le strade di allora, no? A un certo punto dice: Mario, guarda, guida tu, non ce la faccio più. Dice: mi addormento, dopo un po' mi sveglio, dico: Mario, tutto bene? Cioè, sì, tutto a posto, no, anzi, guarda, sta macchina va veramente forte. E non c'è più carrello. Mi giro, non c'era più carrello. E dove l'hanno perso? Non lo sapevano, perché Mario non si era accorto. Che sensibilità! Ma che Mario, sopra pensiero, non si era accorto, l'ha dovuto ripercorrere. Guarda che allora perdere il carrello, credimi, era più facile che a non perderlo. Attenzione, come gli autotreni perdevano, allora si diceva la campana dove si agganciava il rimorchio, perdevano i rimorchi, ragazzi. Va bene, vi fermo un attimo, veramente... torniamo subito tra un minuto a Padova. Bob Gier, facciamo un applauso ancora a Mario Poltronieri. I'm sexy and I know it. Tesoro, non volevi una city car? Guarda quante! Sì, ma la volevo più cabrio, sai che sono un tipo esigente. Eccola! Ma sai che forse è meglio una berlina, sai che sono un tipo esigente. Ecco, la novità assoluta! E se fosse un SUV, sai, sono un tipo esigente. SUV? Ti bastano questi? Ma veramente li volevo più affusolati! Guarda, la tua sportiva! Ma la volevo più... più, sai, sono esigente, eh? Più larga, più ruote, più cos'ha, sono esigente. Ma è possibile? Con le centinaia di auto che ci sono da Fassina, neanche una ti va bene? Sai cosa ti dico? L'auto me la scelgo con chi dico io. Sono un tipo esigente, io. Da Fassina, l'auto che cerchi c'è, anche per i più esigenti. Scoprila al Car Village in via Grassi 98 e in via Rona 15 a Milano. Per il motore della tua passione non accontentarti di un lubrificante qualunque, pretendi Sineco. I'm sexy and I know it. Eccoci qua, grazie, vi inquadro pubblico, quanti siete? Guarda quanti siete, che bello, posso inquadrarli Pascal? Guarda che bello, poi tutte le macchine, insomma, tra un po' parliamo delle Capri.
Ok, allora abbiamo qualche minuto prima della, pochissimi minuti prima del collegamento con Rete 7 in Emilia Romagna, per cui per dar tempo poi di effettuare il collegamento volevo farvi rivedere, chi l'avrà visto sicuramente Rally Monte Carlo, un incidente che è avvenuto durante la prima sera, no, di gara, proprio la vettura, quella di Paddon. Cosa è successo? Che c'era uno spettatore, secondo me un fotografo, comunque qualcuno cercava di fare le foto proprio lì accucciato dove la vettura è andata a sbattere con il posteriore, ed è stato chiaramente falciato e ucciso. Conseguenze fortunatamente nulle per il pilota e il navigatore, ma come fai, io mi chiedo, a metterti a fare le foto in una traiettoria in uscita su una tracciato, follia. ghiacciato, e chiaramente è successo l'irreparabile. Adesso si rivedrà anche dall'altra prospettiva il punto, proprio si vede addirittura secondo me il flash di questo che era accucciato lì a bordo strada. Ma sembrava una che delle fosse follie. In alto, sembrava che fosse, guarda, ecco, secondo me là è in basso, se rallentiamo ce la fai, Pascal, lo vedi lì accucciato? Sì, visto il flash? Visto, si vede il flash, probabilmente è l'ultima cosa che è riuscito a fare. Senza contare che quando sei lì col flash dà fastidio ai piloti, quindi è anche pericoloso. Sì, al di là di quello, evitato, questo qua comunque ha perso involontariamente, cioè stava facendo il suo lavoro, ha perso il controllo della vettura. Emilio, rally pericoloso? I rally sono così, è successo a Legend, è successo qui, purtroppo è una cosa che può addirittura nelle gare in salita mettersi, uguale. Fatelo finire però, rischio la specialità, ma la gente non lo capisce, tant'è vero che domenica mattina la 16ª speciale su 17 del rally è stata annullata per la gente lungo il percorso in posizione pericolosa. Questo io qualche rally ogni tanto vado a vederlo, ci sono numeri zero, vetture che passano, c'è Michel Mouton, ex rallista, che è responsabile per la sicurezza e che passa a sua volta, passano con gli elicotteri, minacciano di cancellare le speciali. Purtroppo non sempre si riesce a farlo capire. È vero che con delle speciali di 50 km non puoi avere commissari ovunque, sì, e in quel punto lì non Emilio, poteva esserci anche con i commissari o il gendarme o il carabinieri, come fanno è impossibile, non poteva esserci un commissario lì, ma anche se ci fosse stato e gli avesse detto a questo signore che si doveva togliere, sai qual era la risposta di questo signore? Quindi si può solo fare appello a. E d'altronde facciamo così negli anni 60 a Monza in parabolica, noi, io per primo, si andava all'esterno. C'è sempre stato un San Rally, parliamoci chiaro. Purtroppo attualmente le vetture stanno diventando un po' troppo potenti. Deformanti. Anche perché la velocità conta, cioè la potenza conta. Conta perché la follia è attualmente, addirittura adesso hanno utilizzato, praticamente hanno aumentato le potenze con queste nuove VRC Plus, come l'hanno chiamate, si arriva praticamente quasi a 400 cavalli, cioè ritorniamo indietro ai tempi dei gruppi B. E in più che cosa hanno fatto? Hanno lasciato le stesse gomme e gli stessi chiodi delle vetture dello scorso anno. Risultato sono delle vetture che vanno velocissime, perché se tu guardavi la diretta facevano 190 Patrizio, all'ora. Secondo me qui sarebbe successo anche con per dirti. Con una 112. No, ma non dico le vetture, secondo me in questo caso. No, ma non è la colpa delle vetture. Io non sto dicendo che padono la vettura, eccetera, eccetera. No. Qui è la follia di questo signore, mi spiace. Fabio Madaro. Fabio. Tu hai visto? È la follia. Fabio. È la storia dei rally, purtroppo, non sto giustificando nulla. Sono incidenti che si ripetono periodicamente. Poi è vero che non è un attenuante, anzi non è da giustificare, ma è vero che le auto... Ferma qua. Torni dietro, riesci a Pasquale a fermarmela... Un filo. Lascia perdere. Sì, no, era per far capire la posizione. È vero che le macchine da rally, perlomeno i team ufficiali, hanno ormai un livello di competitività e prestazioni tali che sono assolutamente. Ci fermiamo un attimo al rientro, saremo in collegamento in diretta anche con Rete 7 in Emilia Romagna, per cui torniamo subito tra un minuto e parleremo delle Ford Cup, ma non solo, abbiamo di tutto di più: Honda, NSX contro GTR, Nissan, abbiamo. C'è troppa roba, non posso dirvi tutto. State lì, torniamo subito. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Per il motore della tua passione non accontentarti di un lubrificante qualunque, pretendi Sineco. L'unica cosa che può redimerti è un grande sacrificio.
Guida tu. Sì. Che peccato. Nuova classe C Coupé. Perché guida come vive. Mercedes-Benz. The best or nothing. Scegli la classe C della tua vita negli showroom Mercedes-Benz. Per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Eccoci ben ritrovati a Paddock Bob Gear Edition. Le prime protagoniste a quattro ruote di questa puntata sono delle vetture meravigliose che hanno fatto piangere il mio amico Simone in Motostar, che era lì, la mio papà ce l'aveva, Ruggero. Allora, grazie innanzitutto per aver portato questi tre fantastici esemplari. Grazie a voi. Cos'è un club? Raccontaci. Ford Capri. Capri Club Italia, che nasce nel 99, in un periodo in cui le Capri praticamente erano dimenticate, si faceva fatica a trovarle, tutte verso purtroppo la rottamazione dalle varie campagne di incentivi. Da due amici conosciuti via internet agli albori proprio del web è nato questo bozzo del Capri Club, che oggi fortunatamente conta più o meno una sessantina di soci sparsi in tutta Italia, perché l'Italia è uno stivale, non è facile di trovarci, ma insomma 60 soci tutto. Uguale 60 vetture o 60 soci con un po' più di vetture? Con un po' più di vetture. Bene. In particolare ne abbiamo uno che ne ha 9, se non vado errato, quindi vorrebbe fare tutta la collezione. Dai, solo Capri. Solo Capri, sono fantastico. Esatto. Senti, nella fattispecie che versioni abbiamo qua? Cosa ci avete portato? Allora, abbiamo innanzitutto due Mark 1, che sono proprio la Capri classica per eccellenza, e mi permetto di dire anche la versione che poi in Italia è stata la più venduta per motivi economici. La Capri nasce così, insomma, con una immagine molto sportiva, molto grintosa, spesso però con una motorizzazione da berlina molto tranquilla. Faceva fare bella figura a chi la guidava, ma consentiva anche a questi magari giovani papà di famiglia di portarci in giro. Perché il Capri 6 è tutta un'altra cosa. Certo. Quella... Dopo ve la spiego. Dopo quella ce la spieghi Arturo. Questa nella fattispecie la Mark 1 è verde e quella rossa, per cui esatto. Abbiamo questa qui, spiegaci la motorizzazione. Del 71, allora... Vi dico della mia, che è quella rossa, che è una 1300XL, proprio classica, 1300 cm3, 50 cavalli di potenza, 140 di velocità massima, secondo me con molto ottimismo, e dovrei dire, forse farei meglio tacerlo, insomma, da 0 a 100 in 20 secondi e 5, non c'è una prestazione grande sportiva. Scusami, quindi... leggo la tua impasse, vai sulla macchina, fregatene di noi, voglio vedere le macchine, perché noi siamo anche brutti, giusto, vogliamo vedere le Capri, se ne frega di noi, vai. Sulla magari passo il microfono a Luca. Ripetici un attimo sulla tua, quella rossa, scusami, che stiamo vedendo. Sì, quella rossa Mark 1, prima serie, 1300XL, la motorizzazione proprio livello d'ingresso e con l'allestimento più venduto in Italia, che rispetto alla versione base ha un sovrapprezzo di 50.000 lire rispetto allo standard. Offriva per esempio i sedili anteriori reclinabili, i sedili posteriori sdoppiati con bracciolo, cromature sulle fiancate, anelli cromati alle ruote, doppio faro di retromarcia, insomma il relativo sovrapprezzo valeva la pena, e la XL fu la versione in realtà poi più venduta e più acquistata, insomma, nella motorizzazione 1300. Bene, invece questa verde? Questa è verde la mia, io sono Luca di Bologna. Ciao Luca, sei venuto da Bologna apposta? Apposta da Bologna, ma che carino sei. Ho riportato a casa la Capri, targata Pavia. Dai, per venire da noi, bene. Presa nel 2010 da un anziano proprietario che aveva due figlie femmine che non seguivano la parte meccanica. Unico proprietario, l'ha conservata in maniera, secondo me, meravigliosa. Soprattutto per quello che riguarda gli interni, che se volete inquadrarli sono esattamente quelli. Non ci ho fatto niente. Nuova. Quelli, non ci ho fatto nulla se non lavarli. Bellissimo. Lavarli, pulirli. Vinile Sky dappertutto, c'è qualche accessorio non tipico di questo allestimento. Ovvero? Perché diciamo la Capri di Ruggero è quella proprio basica. Questa ha alcuni, diciamo, accessori, come ad esempio la lampada del navigatore, che è quella cromata sul lato destro, fronte passeggero. Fronte passeggero? Là, sopra la Madonnina. Quella lì? Esatto. Okay. Classica Madonnina augurale, torna presto, del nonno, presa da Lotte 50 del nonno. Tunnel centrale l'ho vista adesso, scusa Luca, ma qua, vai, come vedi, facciamo tutto noi. Perfetto. Quel tastino lì è quello di bianco, quella specie di tondo, esatto. Il tastino sarebbe per accendere la lampada del navigatore. Tunnel centrale di un allestimento, dovrebbe essere la XL, la GT, credo, la GT, esatto, con orologio
centrale, no, vabbè, anche quello accessorio. Scusa, ma sto vedendo il mangiacassette qui, che cassette sono? Quello lì è uno stereo 8. È con un ancora dentro Don't Shoot Me? Esatto, di Elton John. Ma che bello. È un Fulton del 72, credo, bocca nera. Bellissimo. E poi vabbè, pupazzetti vari dell'epoca. Pupazzetto anche attaccato al portachiavi, guarda. Esatto. Meraviglioso. Zampa ancora i tappetini originali. Tappetini assolutamente originali. Sai che devi lasciarla qui anche te, questa qui? Noi sì, ogni puntata sequestriamo un mezzo, per cui c'è il pisto? Sì. Questa o quella rossa, scegliete voi. Senti, il motore qua, scusami Luca, vedi? È lo stesso di quella di Ruggero, quindi è una 1003XL, molto molto paccioso, praticamente è una macchina che almeno lui dichiara di arrivare ai 140-150, io sinceramente fatico a fare i 130 in autostrada, ma non me ne preoccupo perché mi piace andare anche piano, perché come dicevo, ho detto una volta su un sito, più vai piano più te la vedono. Bellissimo. Ma questa va veramente è vero, piano. È vero, bello il cerchio anche. Il cerchio, e perché le Ford avevano questo culetto nero? Perché anche la Escort di mio nonno, mi ricordo. Alcune avevano il culetto nero, perché in realtà la versione era che abbinata culetto nero e sottoporta neri, però non era tipico. Vado della XL, vedere, era della GX, della GTXL, chiedo aiuto, esatto. Bravo. E diciamo che le due righe sul cofano sono invece una creazione dell'ex proprietario, le ho lasciate così anche se non hanno nulla a che vedere con l'originale. Quanto valgono le vostre versioni, se si può dire? Molto difficile dirlo, diciamo. Ma che tipo, dateci un range, dai, per capire, avere un'idea più o meno di quello che si vede un po' di tutto. Secondo me una quotazione giusta potrebbe essere intorno ai 4.000 euro. 4.000. euro oggi, però girano cifre un po' più alte. Okay. Immotivatamente per questi modelli, non per le sportive, non per le RS o le, okay, 2003. Okay. Indubbiamente qui il discorso motore penalizza un po' la quotazione, perché sì, sono d'accordo con Ruggero, diciamo forse 5.000-5.500, non tanto di più. Va bene, invece la 2000 GT4, Rosario, parliamo di un motore un po' più grosso. Ciao, grazie per essere Ciao, venuto a trovarci. Grazie a voi per averci dato questa opportunità. Io sono Rosario, arrivo da Torino e questa è la mia Capri con motore 2000 ed è una serie limitata, perché una GT4 è stata prodotta solo in 500 esemplari, perché ha delle livree un po' particolari. E agli interni anche in bitter chocolate, come recitava. Cerco di andare a farle vedere, bitter chocolate. Mi sono incastrato sul cavo. Che sono inquadrato sopra il cofano anteriore. Non ci arrivo, mi sa. Ci arrivo o non ci arrivo? Grazie Luca, scusa, qui vi tocca anche lavorare. Ma dopo vi paghiamo, Presa bitter nel chocolate, 2015, di che anno è questa? Dell'81. Presa nel 2005, di prima immatricolazione tedesca, e poi sono andato a prenderla in Sicilia. Ed era in queste condizioni, l'ho ripreso un po' di carrozzeria, ma gli interni erano perfetti, ho ripreso un po' di motore e carrozzeria e me la sto godendo. È un bel motore, si viaggia belli tranquilli. Quanti cavalli fa questa? Centinaio di cavalli. Questa va ai 140, dai. Questa sì, 120-130, 140 li tiene tutti. Sì, no, sì. Quanto fa di massima, a parte gli scherzi? La danno per 180, però 180. Non ho mai provato. Non li hai mai visti, 180, però. No. Non li hai mai visti. Questa che valore ha? Ma direi forse qualcosina di più rispetto alle 1003, perché è una cilindrata un po' più alta, perché le Capri come cilindrate arrivavano anche a 2006 e 3000, quindi qui siamo un 2004 cilindri, potremmo stare anche sui 6000, diciamo così. Sì. E poi anche una serie limitata. Quindi, tra l'altro, se non, coinvolgo anche Arturo e gli altri, se non ricordo male, comunque la Capri anche nel BTCC, nei campionati, Arturo, nei campionati corso, turismo. Io, allora, io ebbi la fortuna prima di correre con la Ford Escort Wickham, che era il 4 cilindri, poi nel 76 la Ford di Colonia inventarono la Ford Capri 6, dove i piloti ufficiali era Hans Stuck e Fitzpatrick, detto Gambetta, Gamba John de Legno. Perché è che Gambetta? Dove mi invitarono a fare un test al Nürburgring e chiaramente fui subito assunto, e io corsi a Bransaccio una 4 ore e allora fecero l'equipaggio Hans Stuck e Derek Bell, perché era un altro omone alto, e io corsi con Gamba de Legno, Fitzpatrick, che era allora reputato il più migliore assai in questo genere di vetture. Perché è un zoppetta, allora l'abbiamo battezzato Gamba de Legno. E l'Arturo a quei tempi era abbastanza tosto, camminava. Poi dopo andiamo. Beh, ma la macchina, andati, no, io voglio sapere la macchina, Arturo. Aspetta, siamo andati a fare anche la 9 ore di Chialami, sì,
con Stuck e Fitzpatrick, ma io non ho avuto la fortuna di sapere. Ma la macchina come andava? Ti piaceva in pista? Ma di più, perché era una macchina da corsa travestita per andare. Con che motore, che motore aveva la tua? Con un Ford 6 cilindri con l'iniezione Lucas, che allora era un'iniezione particolare, come il BDA 4 cilindri, che adesso spiegarvelo diventerebbe complicato, cioè una trasmissione apposta, ma fu l'inizio dell'epoca di aver tolto i carburatori e cominciarono a usare l'iniezione Lucas, dove quando tu toccavi l'acceleratore proprio avevi che cilindrata era? 2000 2006 2006 RS 6 oppure 6 cilindri, ma erano quelle che correvano in gruppo 1 e in gruppo 3. Sì, perché gruppo dopo 2. Secondo la preparazione c'era gruppo 2, però c'era anche una gruppo 1 e gruppo 3, perché mi ricordo che all'epoca gruppo 1 gruppo 3 3000 c'era il 128 3000, ma quello non c'era il Fiat 128 coupé, però mi sembra insomma che ve l'abbiamo citato, mi sembra che insomma ve le ricordate bene. La 4 ore di Monza era una gara bellissima, io ricordo con non so quante decine di macchine c'erano ancora le GTA, e io ricordo quella del 73 che vinse Niki Lauda, che correva con la BMW. Il 3000 CSL. E lì c'erano queste bellissime capre che io ricordo con Jackie Stewart. Fitzpatrick, Birrell e Scheckter. È stata una delle prime gare che da ragazzino andai a vedere. Posso ricordarmi una cosa? Che io ci ho messo dentro un motore. Ma c'era Gintra con la cortina. Un anno per andare in Inghilterra e recuperare un motore Ford Cosworth alla Cosworth, mi diedero una 2006 RS. Guida a destra, ovviamente, perché eravamo in Inghilterra. 5 marci. Io ci ho fatto stare dentro un motore RS, aprendo tutta la porta e togliendo un sedile, ci sta dentro un motore di Formula 1. Mi fermarono però in autostrada, perché andavo a 160 all'ora, e mi ricordo che una sera viene giù la Jaguar della polizia, mi mise dentro la testa dal finestrino e mi dice: "What is this engine?" Perché aveva visto il motore autocilindri. Rubato motore, Italia mafia. Pensavo che mi davo, dice: "È un Ford", gli ho detto, è un Ford Cosworth. Ecco, cioè, questo per dire. Mi ricordo, va bene. Macchina meravigliosa. Ringraziamo gli amici del Capri Club Italia. Come si fa a avere informazioni? Avete un sito? Avete Lucero il microfono? Vai. Sito capriclubitalia.it, forum, trovate tutto quello che vi può interessare. Benissimo, 5, 10, 15, in tre, le pigliamo tutte e tre. Emilio, dai, 5, 10, 15, le compriamo. Una la lasciano, grazie ragazzi, tornate presto a trovarci. Grazie a voi, grazie. È stato un piacere. Andiamo a vedere la prova della Renegade, Pascal, dai, vai, Renegade. Amici di Bob Gear, eccoci qua per provare uno dei best seller del mercato. Quando fu presentato nel 2014 a Ginevra, lo vidi, dissi: "Mamma mia, ma cos'è successo al centro stile Fiat? Il signor Mark Allen è impazzito, mi fa delle linee squadrate, non si capiva secondo me da dove iniziasse e dove finisse, davanti dietro, qual è davanti, qual è dietro". In realtà, come al solito, il signor Allen aveva ragione, io avevo torto, ma è giusto che sia così, perché è diventato uno dei best seller del mercato in un segmento tanto agguerrito quanto ricco di alternative. Nel 2016 è stato il secondo SUV più venduto in Italia, dietro alla sorellina con la quale condivide il pianale e tante altre parti, anche all'interno, pulsanti, bottoni e parti meccaniche, la 500X, 34.000 esemplari venduti, un 12.000 meno della 500X, ma ben 6.000 esemplari in più della Nissan Qashqai, che è sempre stato un punto di riferimento da 10 anni a questa parte. Linee compatte, molto squadrato, 4,23 m, per cui tanto spazio all'interno come vedremo, però dimensioni abbastanza contenute che la fanno essere una vettura assolutamente logica per i più svariati utilizzi, quello familiare, lavorativo, vacanzifero, per portare la suocera distante, il più distante possibile. Allora andiamo a provarla. Renegade offre una vasta gamma di efficienti combinazioni motore trasmissione in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza in città o in fuoristrada. È possibile scegliere fra gli innovativi motori benzina turbo multi-air da 1.400 o e-torque da 1.600 e tra due potenti motori diesel multijet da 1.600 o 2.000.
combinano tutti la massima efficienza e prevedono diverse tipologie di cambio che vanno dal cambio manuale a 5-6 marce all'automatico doppia frizione DDCT 6 marce fino a quello a 9 rapporti, unico nella categoria. Sono disponibili sistemi di trazione front wheel drive e four wheel drive con potenze da 110 a 170 cavalli, mentre una maggiore efficienza dei consumi è garantita dalla disconnessione dell'asse posteriore, unica nella categoria, un sistema che consente di passare in modo continuo dalla trazione a due ruote motrici a quella a quattro ruote motrici solo quando è necessaria la modalità 4x4. Lo stile degli interni riprende il percorso stilistico denominato Tektronic, con linee voluminose e massicce. Assolutamente voluto questo legame tra interni e esterni. Il risultato finale è sotto i vostri occhi e sotto i miei occhi. Assolutamente riuscito. Fa impressione. Since 1941, l'anno della nascita della prima Jeep Willys. Quella non aveva niente e qua sotto invece c'è una centrale di comando di ultima generazione. Jeep Renegade consente di scegliere anche fra due innovativi sistemi 4x4, il Jeep Active Drive, che assicura un passaggio fluido dalla trazione integrale alle due ruote motrici a qualsiasi velocità, trasferendo la massima coppia motrice a ciascuna ruota per garantire un'ottima tenuta di strada anche in condizioni di scarsa aderenza, e Jeep Active Drive Low, che grazie ad una rapportatura del cambio specifica e dall'abbinamento con le Yield Descent Control e funzione Low, garantisce un comportamento in off-road che pone la Jeep Renegade al vertice della sua categoria. I sistemi Jeep Active Drive sono abbinati al sistema Select Terrain, che offre le 5 modalità di trazione Auto, Snow, Sand, Mud e Rock. Queste permettono al guidatore di scegliere la modalità più adatta ad affrontare una particolare superficie a garanzia di prestazioni ottimali in ogni condizione. Probabilmente rispetto alla sua gloriosa antenata, la mitica Renegade di tanti anni fa, ha qualche capacità in meno di arrampicata, anzi ce l'ha sicuramente. Però qui abbiamo a che fare con una vettura che è una grandissima stradista e che in più ha tutte le doti tipiche dei fuoristrada, per cui una seduta di guida molto rialzata rispetto alle altre vetture, per cui per questo più sicura, molto comoda. Questo sistema di correzione alla guida, nel senso che se vado a invadere l'altra corsia senza che abbia messo la freccia, l'indicatore di direzione, la vettura mi rimanda di qua. È una sensazione che dovreste provare. Io lo faccio sempre quando ho la possibilità di guidarla a Renegade, mi piace scherzare, ma in questo momento lei sta facendo posizione, non vuole che vada di là, perché dice: Bob, sei un pirla, metti la freccia. E allora metto la freccia e allora lei va. Un nome importante in Italia, 36.000 proprietari, per cui vuol dire che c'è tanta sostanza, come speriamo di avervi dimostrato. Prezzi da 21.800 euro, sotto i 22, assolutamente una buona soglia d'accesso, andate a provarla al Gruppo Fassina. I'm sexy and I know it. Non volevi una city car? Guarda quante! Sì, ma la volevo più cabrio, sai che sono un tipo esigente. Eccola! Ma sai che forse è meglio una berlina, sai che sono un tipo esigente. Ecco, la novità assoluta! E se fosse un SUV, sai, sono un tipo esigente. SUV? Ti bastano questi? Ma veramente li volevo più affusolati. Guarda, la tua sportiva. Ma la volevo più, sai, sono esigente, Più larga, più ruote, più cos'ha, sono esigente. Ma è possibile? Con le centinaia di auto che ci sono da Fassina, neanche una ti va bene? Sai cosa ti dico? L'auto me la scelgo con chi dico io. Sono un tipo esigente, io. Da Fassina, l'auto che cerchi c'è, anche per i più esigenti. Scoprila al Car Village in via Grassi 98 e in via Rona 15 a Milano.
Per il motore della tua passione non accontentarti di un lubrificante qualunque, pretendi Sineco. Ducati Monza presenta Ducati Bike Value, è la fantastica formula di acquisto che permette di comprare Ducati Scrambler 62 con un piccolo anticipo in comode rate mensili a partire da 73 euro. Sarai subito in sella alla Scrambler 62 e dopo due anni potrai scegliere se sostituirla con una nuova Ducati, restituirla al concessionario senza dover pagare più nulla, ottenerla rifinanziando l'importo residuo o pagandolo in un'unica soluzione. Trovi tutte le informazioni sul Ducati Bike Value sul sito ducatimonza.it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and eccoci, ben ritrovati a Paddock Bob Gear Edition. Grazie a Luca per arrivare quando cavolo vuoi. Allora, sono stati dei giorni veramente drammatici per le tragedie che hanno colpito il nostro paese. Chiaramente quella dell'albergo sotto la valanga sicuramente ha avuto i clamori per la tragicità, la straordinarietà dell'evento. È passato un pochino in sordina invece un avvenimento altrettanto tragico che ha causato credo 16 morti sulle strade. Trattasi di un incidente di un pullman, l'ennesimo incidente di un pullman che è andato a fuoco, un pullman di ragazzi stranieri di ritorno da una gita. Mare con le ruote abbiamo titolato, vedete alle mie spalle, perché spesso i pullman sembrano essere veramente delle casse da morto con delle ruote, pochissima manutenzione, autisti spesso sottoposti a dei tour di guida, e questo è il caso anche di alcuni camionisti. Però fatto sta che non sono sicuri i passeggeri dei pullman e non sono sicuri neanche a questo punto gli occupanti di altri veicoli. Qui abbiamo delle immagini qui purtroppo abbastanza drammatiche di che cosa può succedere quando uno di questi colossi va a sbattere. Non c'è scampo per nessuno, perché in questo caso possiamo immaginare le conseguenze di un impatto di un tale colosso che perde il controllo. Emilio, gli altri, Fabio, cosa ne pensate? Com'è la situazione? Anche perché leggendo alcune statistiche anche a livello europeo, mi sono rimasto stupito, pare che solo l'1% degli incidenti mortali che vengono su strada veda coinvolti pullman. Io pensavo sinceramente molto, molto di più. Emilio. Beh, intanto devi fare una proporzione sul circolante. Quindi i numeri assoluti spesso non dicono molto, ma bisogna vedere su quanto il rapporto rispetto a quante ce ne sono in giro. Seconda cosa, c'è anche un tema che riguarda un po' tutta la guida dei mezzi pesanti. Sappiamo che ci sono episodi che riguardano i camion. C'è tutta una tematica che riguarda la sicurezza di questi veicoli e i controlli che vengono fatti. Noi abbiamo avuto degli episodi, almeno tre episodi tragici e clamorosi. Uno sulla autostrada A16, ricorderete quel pullman volato dal cavalcavia sulla Napoli-Bari. Uno non in Italia, ma che ha riguardato delle studentesse italiane che viaggiavano in Spagna. E questo recentemente che devo dire, purtroppo, come giustamente hai detto, è passato un po'. Scusa Emilio, c'è stato anche un pullman di portoghesi in Svizzera e Francia, quindi è qualcosa che capita abbastanza di frequente. Quello che ha impattato con un angolo contro uno spigolo di un pullman. Queste sono proprio le immagini del rogo, scusatemi. Sì, infatti qui la cosa che mi lascia perplesso è il fuoco, essendo un veicolo diesel. La turbina, attenzione. Turbina incandescente. Il diesel fa fatica a prendere fuoco. Il gasolio di solito nel momento in cui c'è stato un incendio di quelle dimensioni vuol dire che è successo qualcosa che si è sviluppato lentamente, e in quel periodo in cui qualcuno poteva intervenire evidentemente non l'ha fatto. Permettimi, il turbocompressore, la turbina di un motore a diesel viaggia a circa 1000 gradi. Quando si rompe un qualcosa, un tubetto, anche dell'olio, quando voi vedete anche in Formula 1, sai che c'era il periodo che si incendiava e si spegneva, quando si rompeva la turbina, perché l'olio a 1000 gradi si incendia come il carburante. Certo. Il gasolio, se va sulla turbina, si incendia. Ma quello che invece mi fa specie, la rapidità di come si è sviluppato l'incendio, perché è vero che l'impatto contro il pilone ha dato il pronti via all'incendio, ma così repentino, è questo che non mi spiego. Emilio, chiedo scusa, arrivo da tutti voi. I problemi qui sono sicurezza dei veicoli,
La scarsità ovviamente di controlli sulla manutenzione, sulle revisioni, sui controlli per mancanza di organici, la polizia, eccetera, eccetera. Terza cosa, il rispetto dei tempi di guida, perché non sappiamo se c'è anche un fattore stanchezza o un fattore viaggio notturno. In teoria i conducenti devono avere, mi sembra, se non ricordo male, 9 ore, due, eh? Un arco di impegno di 9 ore, ma un turno non superiore alle 4 ore e mezza. Raccontano che molto spesso i pullman partono con una sola persona, raccontando che poi è prevista una tappa dove sale il secondo conducente a dare il cambio. Questo secondo conducente non esiste. Patrizio, no, c'è anche un problema. Secondo me lì ha preso fuoco, perché la parte dove ha picchiato contro la corda c'è il serbatoio, quindi automaticamente il serbatoio, essendo a destra, ha sicuramente esploso per quel motivo, ha strisciato e ha preso fuoco. Ma anche se diesel, esplode? Franco, al di là dell'episodio, a monte c'è poi, come sempre, un problema di tariffe e remuneratività, perché i veicoli hanno una scarsa manutenzione, perché gli autisti guidano di più, eccetera, perché c'è una concorrenza aspettata sui prezzi, come succede per i camion, al ribasso, quindi si vanno a prendere i mezzi che vengono dai paesi dell'est, gli autisti che vengono dai paesi dell'est, le patenti che non vengono controllate, eccetera, eccetera, e il problema è che poi la qualità di chi fornisce un servizio di sicuro non paga e finisce fuori mercato. Molte imprese di autotrasporto finiscono per chiudere perché non riescono a reggere la concorrenza. Certo, questo poi. Mauro, poi arrivo dall'avvocato. Prego. Che salutiamo. No, volevo solo ricordare che hanno quasi 40 litri d'olio della trasmissione che è ATF, che ha un'infiammabilità pari a quella dell'alcol. Pari a quella della, quindi è più l'olio della trasmissione di incendiarsi che non il gasolio stesso. Le sospensioni idrauliche. Tutto. L'olio idraulico in generale ha un'infiammabilità. Avvocato Musico, invece benvenuto innanzitutto. Ciao. Sì, buonasera a tutti. Ben arrivato. No, innanzitutto, a parte che qui ci sono ancora le indagini in corso, non si è capito se era la ruota, se era la stanchezza del conducente. Nel caso di Avellino, che ho seguito anche con l'associazione, lì c'era di tutto e di più, cioè c'era la manutenzione, era stata taroccata la revisione, quindi revisione finta, cioè comprata, i pneumatici completamente lisci, e poi si è aggiunto anche il pilone che non era fissato, quindi tu hai responsabilità della società autostrade, di tutto. Follia. Qua, quindi il processo è ancora in alto mare, con i tempi avellinesi o napoletani, insomma, che sono molto lunghi dei processi. Questo qui sicuramente era un pullman non a norma. Poi dopo la magistratura farà le chieste. In Spagna è stato uno scandalo addirittura, che è stato assolto alla fine il conducente, dicendo che non si è riusciti a provare se aveva avuto il colpo di sonno o no. Però con rogo qua sarà molto difficile provare il guasto meccanico. Con rogo diventa più difficile l'indagine, Fabio, tecnica. No, come diceva giustamente l'avvocato, senza anticipare le indagini che sono ancora in corso, però sembrerebbe che questo pullman avesse dei problemi già da qualche chilometro, per cui c'è chi l'ha visto sbandare anche vistosamente in autostrada. Questo ovviamente non possiamo sapere. C'è un problema, una gomma, qualcuno aveva segnalato un problema pneumatico. Anche nel primo filmato che abbiamo trasmesso, quello bestiale, quello on board camera di chi seguiva il pullman, avete visto quanto è facile perdere il controllo di un mezzo così? Io non ho mai guidato un mezzo così, però guardate, questo Pirla stava sorpassando sulla destra, stava andando a tamponare il camion per evitarlo, e vedete come ha perso controllo, in un secondo non lo recuperi più. Fattore pendolo, il centro di quel mezzo, pendolo. Per cui voglio dire, in 5 secondi abbiamo visto come si scatena un dramma che può avere veramente delle dimensioni spaventose. Il problema dei camion, ad esempio, tornando sui camion, è che a parte l'uso del sia del baracchino per comunicare che del WhatsApp, che dei messaggi, e poi la cosa pericolosissima, poi Merzario su questo sicuramente anche lui è informato, come tutti del resto, è che quando sei in fila in autostrada è pericolosissimo stare in fila, perché spesso non ti vedono. E bravo, ho assistito tantissimi casi di ragazzi uccisi da camion che non si sono neanche accorti della presenza della fila. Scusate, ci sgridano da casa, ma il bello di questa trasmissione è che è in diretta. Ci dice l'amico che non si firma, ma ci sgrida, dice: ma di cosa parlate? Il motore posteriore e anche il serbatoio, per cui abbiamo detto forse qualcosa che non era corretto. Poi in autostrada ci sono le telecamere, guardatele, io non le ho viste. Scusa, non tutti i motori sono posteriori e non tutti i serbatoi sono posteriori. Noi avevamo i vecchi, il 340, me lo ricordo perfettamente, che erano i Pullman ex Ferrari, laterale, 1000 litri. Avevamo 1000 litri di benzina esattamente dentro, praticamente quasi all'abitacolo. Quindi quel signore evidentemente si informi.
Va bene, certo, però, le nuove tecnologie, nuovi modelli sicuramente possono avere il motore posteriore, i serbatoi in sicurezza, ma quello che a priori io ti ho detto mi fa specie il fatto che sia esploso questo fuoco, certo. Hai capito? Poi le telecamere ci sono sicuramente, ma le immagini le avrà acquisite la magistratura, perché è chiaro, infatti non credo ci fossero delle immagini, le telecamere ci sono ovunque ormai sulle autostrade. Piuttosto, Emilio, uno dei problemi: in Belgio è obbligatorio avere l'estintore a bordo, da noi il fuoco viene visto ancora così ogni tanto, per cui penso che un mezzo del genere dovrebbe avere un certo numero di estintori disponibili. Ce l'hanno. Però evidentemente non sono stati accorti sui pullman, ci sono gli estintori sia in cabina. Parlo anche dei sistemi estinguenti sulle auto, perché quello è un altro discorso. Sarebbe il caso anche volte si arriva lì non puoi intervenire perché non hai un estintore piccolo da 2 kg o qualcosa del genere. Anche se qui la dimensione è grande, cioè sai, spegnere con un piccolo estintore è un po' difficile. Ma quello che diceva Paolo, è un impianto. Per esempio, in Inghilterra, in Germania, già quando tu affitti una macchina dall'Avis piuttosto che dalla ESP, hanno già un mini estintore, ma anche il privato lo usa, perché fa parte. In un caso di un incendio così non credo che un estintore. Però spesso e volentieri è capitato proprio a Trezzo sull'Adda, sulla 4, neanche l'inverno scorso c'è stato un incidente, una macchina che ha preso fuoco, tutti quanti fermi là a guardare sto bel falò. E dal fuocherello è diventato un falò. Esatto, nessuno che è potuto intervenire. A livello legale invece, avvocato, cosa succede nei casi di disastri? Come sono? A livello qua c'è un'inchiesta per omicidio plurimo colposo adesso, perché non c'è dolo, ovviamente il dolo è solo quando c'è una colpa specifica e la volontarietà nell'incidente, qua chiaramente la volontarietà non c'è, però ci può essere il reato di strage colposa, quindi andrà in carico a, poi qua c'è anche il veicolo che è estero, quindi sono due le magistrature che si occuperanno del caso, quella italiana e quella ungherese. E quindi insomma andrà sicuramente sotto processo il titolare della ditta dei pullman, poi chi lo sa, forse il conducente se ha avuto il colpo di sonno. Comunque su questo è ancora un po' prematuro dirlo. Diciamo che sui soccorsi, anche il discorso che diceva Paolo, oltre agli estintori non c'erano neanche i martelli per rompere i vetri. una fine orrenda. E quindi una fine orrenda, quel professore che ha salvato parecchi studenti, ma non i suoi due figli che sono morti, quindi storie di una tragedia, poi giovanissimi. In quel momento che tornava al pullman, mia figlia tornava col pullman da Pietraligure. La prima cosa che ho guardato nel pullman quando è partita è stato lo stato delle gomme, certo, che è insomma anche molto importante. Scusa, avvocato, c'è l'obbligo delle cinture per i passeggeri dei pullman? Sì, c'è l'obbligo. Sarebbe, poi ci sono, e non è rispettato. Ci sono, credo, a partire da una certa data, ma non le allaccia nessuno. Nessuno le allaccia. Poi una parentesi che però non so se esula la trasmissione sulla tragedia dell'hotel, ma lì ci sono delle carenze enormi dei soccorsi. Io ho letto che ci sono praticamente 30 pompieri impiegati giorno e notte lì anziché 400 che servirebbero, quindi come al solito diciamo ci facciamo ridere adesso nella tragedia di Rigopiano. Hanno il sindacato dei pompieri ha protestato, ha detto siamo solo in 30 anziché 400 che avrebbero potuto salvare molte più vite umane, ma il governo secondo me li latita, cioè nel senso che dovrebbero esserci rappresentanti del governo. Una cosa allucinante. Perché da quest'anno il corpo dei pompieri è integrato nei carabinieri, non c'è più. No, la guardia forestale. Forestale è un'altra cosa. La cosa folle, ieri sono rimasti, però la cosa folle è che purtroppo proprio oggi è caduto un elicottero del 118 con altri 6 morti per andare a salvare e questi erano predisposti alla valanga eccetera eccetera, per andare a salvare uno sciatore che si era rotto una gamba e che sciava poco distante da dove era successo tutta questa cosa. Follia umana, perché voglio dire, va bene tutto, ma uno che va a sciare è anche macabro, voglio dire, in quell'ambiente mi sembra un po' una follia, e ci ha rimesso la vita 6 persone, di cui 2 erano effettivamente ancora 2 volontari che erano stati fino a poco tempo prima sul campo a scavare. Lavorano in condizioni disumane giorno e notte, solo questi 30. Secondo me siamo veramente messi male dal punto di vista proprio della sicurezza, dei soccorsi, nel pullman probabilmente non si poteva fare nulla in quel momento, però invece per questa cosa dell'hotel sicuramente qualcosa di più avremmo dovuto fare. Grazie per l'approfondimento assolutamente utile. Dopo la pubblicità vi presentiamo invece 3
meravigliose giovincelle e un pick up molto particolare, molto italiano, molto più piccolo di quelli del Valli, però altrettanto simpatico, anzi ci ha messo già un altro pizzicorino alle mani a me, al Mauro. Torniamo subito tra un minuto. Molto I'm sexy and I know it. M Serramenti, apri una finestra al risparmio, propone due finestre misure 130x150, una porta finestra misura 140x240, una finestra misura 70x150, in PVC bianco, profilo Beca da 82 mm, 7 camere, doppio o triplo vetro, 3 guarnizioni in classe A, per un grande risparmio energetico, al posto di 4.200 euro a solo 1.950 euro, serramenti sui quali beneficerete della detrazione fiscale del 65%. Rendere efficiente la vostra casa sarà semplice e conveniente. Chiama ora per un preventivo gratuito al numero verde 800 13 43 43 oppure vieni a toccare con mano la qualità dei nostri prodotti nei nostri showroom. Siamo a Milano in Viale Abruzzi 4 e in Via Rembrandt 22, a Ponte Lambro in Piazza Vittorio Veneto e a Saronno in Viale Europa. M Serramenti realizza porte interne, porte blindate, grate, zanzariere, finestre in alluminio, legno e PVC. M Serramenti, apri una finestra a risparmio. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Eccoci ben ritrovati. Solo per chiarimento, per la questione serbatoio motore, il pullman in questione ha serbatoio posteriore, lo si vede benissimo dai filmati, ha scritto un altro amico, e poi Cristian, camionista, dovrebbero mettere nel codice stradale i limiti per i pullman come i camion e soprattutto il divieto di sorpasso in galleria, trasportano persone. Io la penso assolutamente come Cristian, purtroppo si vedono delle robe. No, ma c'è già il divieto di sorpasso in galleria, anche no, per, le automobili, perché camion. Quando tu entri in galleria anche con l'automobile, tu non puoi cambiare corsia nel sorpasso, per cui se tu entri a sinistra devi stare a sinistra, se entri a destra devi stare a destra, se sei ecco, centro. È Piero da Bergamo che aveva scritto prima e dice: parliamo di veicoli recenti, sono informato, dice, perché sono un autista, se permette vedo ogni giorno incidenti anche se siamo nell'area della guida autonoma. Grazie a te Piero, ma sicuramente noi facciamo la trasmissione in diretta appunto e vogliamo parlare con voi. In questo caso abbiamo il piacere di avere il vicepresidente dell'ASI Ari Lazzori insieme a tre moto stupende, a un compagno di viaggio che si chiama Marco. Grazie mille per essere venuti a trovarci, perché lui è un arielista, quindi siamo in tema. Lazzori, ma ha a che fare con le moto Ariel? No, perché? È un caso. È un caso, io mi chiamo Ariel e quando avevo 20 anni ho incontrato le moto Ariel e me ne sono innamorato immediatamente, dato che la vanità del ragazzetto che voleva avere una moto col proprio nome, e dopo la mia passione è aumentata e sono diventato uno dei maggiori esperti e collezionisti di queste moto Ariel, che ha iniziato dal 1898 fino al 1965. Ma leggevo anche sull'articolo della Manovella, dove scriveva tra l'altro anche Mario Poltrinelli, che abbiamo citato all'inizio trasmissione, che la storia risale addirittura un po' prima. Ho un letto po' prima, sì. Il nome Ariel è stato inventato da un certo irlandese Thompson, che aveva inventato delle, non dei pneumatici, ma delle strisce di gomma da mettere sui carri per fare meno rumore. Dopo è stato ripreso nel 1854 da due irlandesi che hanno inventato la ruota intesa coi raggi in tensione, mentre prima i raggi erano fissi, con i raggi in tensione, coi nipples hanno potuto diminuire il diametro dei raggi e renderlo più leggero, e per dargli il nome della per dargli il significato della leggerezza l'hanno chiamato Ariel, il dio dell'aria. Ecco, e così è nata. Hanno iniziato con le biciclette, dopo nel 1898 hanno fatto i tricicli e i quadricicli con motore di Dion Button, perché in Inghilterra c'era la legge che non potevano andare più di 5 miglia all'ora. 5 quindi, miglia, voleva 5, dire quanto? Sì, sì. No, 9 a 9, perché 7, i mezzi 8, a motore spaventavano i cavalli. La aristocrazia inglese non voleva le carrozze, non questi mezzi meccanici rumorosi, allora avevano imposto il limite di 5 miglia all'ora. Con un uomo davanti con la bandiera rossa per segnalare il pericolo. Dopo però addirittura, cioè uno a piedi doveva camminare davanti al mezzo. Doveva camminare davanti al mezzo per avvisare
il pericolo che arrivava il coso. Molto british questa ma cosa. Dopo noi il motore è stato sviluppato in Francia e anche in Italia, e dopo sono partiti, hanno fondato questa casa Ariel, che è stata una delle maggiori prima della guerra. È nata nel 1898, come ho detto prima, con i tricicli, e hanno dato un certo punta di diamante con queste nuove motori. Cioè, prima le moto erano completamente nere, gli inglesi, e allora questo Valpeggia ha dato questo tocco di colore chiamandolo il Red Hunter, il cacciatore rosso, e davano impreziosisi molto. C'era una ricca strumentazione, c'era l'orologio 8 giorni. Vado a inquadrare, questa è una fattispecie di che anno è? Questa qui è del Red Hunter del 1933. Del 33? Del 33. Qui ci sono motore? Motore 500 di cilindrata. Ecco, e per parecchi anni l'Ariel è stata una delle poche case costruttrici di moto che poteva fornire sia il monocilindrici da 250 fino ai 4 cilindri bicilindrici, e i 4 cilindri fino a 1000 di cilindrata. Le altre invece protagoniste che avete portato? Quella lì è una bicilindrica del 1951, erano derivate dalla famosa Triumph Speed Twin, che in un certo senso è sempre stato il progettista delle Ariel. E dopo c'era la famosa Square 4, 4 cilindri in quadrato, che questa, e questa è la nostra nata. Adesso vado lentamente a prendere, altrimenti Pasquale mi sgrida perché dice si è mosso troppo. Ecco appunto, 4 cilindri in quadrato per dare la compattezza del motore. È nata nel 1931 come 500, aumentata a 600 di cilindrata, dopo portata a 1000 di cilindrata. Vedo delle sospensioni e ammortizzatori particolari. Sì, progettate da questo dipendente dell'Ariel, ed era un'escursione abbastanza simpatica, anche se erano un po' si rovinavano sempre le biellette posteriori, allora erano soggette ad essere cambiate, però dava un certo comfort. 1957 questa qua faceva 100 miglia all'ora, 160 chilometri. 160 all'ora. Erano le macchine, la maggior parte negli anni 50 facevano 110, 120 all'ora. E quindi uno che aveva la possibilità di avere questi mezzi veloci era il padrone della strada, ecco. A me piace da pazzi questa zona, guardate questi collettori, lo scarico come... Sì, questo qui è l'MK2, 4 tubi di scarico, mentre fino al 1952 erano solamente 2 collettori. Bellissime. Quante Ariel ci sono in Italia? Ma l'Ariel è una delle sezioni dell'Ariel Club inglese più numerosa, perché l'importatore era qua di Milano, Max Durkheimer, che è stato un grande importatore, e ne importava moltissime, specialmente prima della guerra ne ordinava 10-20 alla volta, è una cosa, aveva un molto mercato, e quindi... E quante ne sono rimaste? Quante ne sono rimaste? Ma noi nell'Ariel Club Italia ha censito 800 moto, il club ne possiede 500, e molti collezionisti come noi ne possiedono più di una. Io ho tutta la collezione dal triciclo del 1998 all'ultimo grido d'addio dell'Ariel 3, 3 ruote, 50, però era già un BSA. Per cui vuol dire che abbiamo la possibilità di rivederla, insomma. Sì, così tanti noi mezzi. Ne abbiamo tante, cioè io ne ho una sessantina, ecco, ho tutta la collezione. L'unica cosa che mi manca, che è il sogno di ogni collezionista, è di avere una macchina, perché l'Ariel... dal 1904 fino al 24 costruiva anche autovetture, sia con motore Rover sia con motore Mercedes. Immagino sia difficile, perché molto difficile, io ne conosco 3, ma non le mollano. Ma il collezionista spera sempre di aprire un forziere d'oro. Un forziere d'oro e trovarci il sogno. Certo. I costi quali sono all'incirca? Aspetta, parlo, non ti ho sentito. Parlando di forzieri, i costi quanto sono all'incirca? Ma il valore delle moto? Sì. Ma il collezionista il valore non lo dà, ecco. Cioè io non...
Cioè queste Red Hunter prima della guerra hanno 17.000 euro. Questa è quattro cilindri, sono sulle 18.000 euro. E la bicilindrica sui 12.000 euro. No, dipende, ecco, se si ha voglia di venderle, sì, giusto? Ecco, mi sveglia che il prezzo lo Io fa. Ho venduto solamente una moto, una quattro cilindri ad un giapponese, perché gli ho riconosciuto che un tempo, lui ha riconosciuto che un tempo le belle moto le costruivamo in Europa. Adesso le costruiscono loro, allora gliel'ho ceduta. Gliel'ha data? Benissimo. Senta, abbiamo un manifesto che avete portato, ecco. Che cos'è questa? Guarda qui, ASI Moto Show. Riusciamo, riesci a... Ok. Il fiore all'occhiello dell'ASI nel campo motociclistico. Noi siamo a Varano dei Melegari, c'è un 600-700 moto in pista. Quando? Di tutte le epoche. E ci sono più di 1000 moto nel paddock, quindi è uno spettacolo veramente completo. Ci invitate? Siamo invitati, possiamo venire? Senz'altro. Ci fate entrare, sicuri? Ma senz'altro. Io sono uno degli organizzatori e quindi sono appassionato motociclista e quindi... Va bene, ci vediamo prima allora, così meno ricordiamo ancora questo evento e vediamo qualche altro mezzo meraviglioso. Grazie. Vi prego di restare qui con noi perché adesso, grazie a voi di essere venuti, passo il microfono a Mirko. Mirko, c'è tutta la squadra del Novi Hockey... C'è la mia squadra che domenica e sabato abbiamo vinto anche contro i forti Hot Wings di Milano. Sono tutti lì perché vogliono vedere il mezzo della serata. Dopo l'NSX, la GTR, roba minore, la vediamo dopo. Le Mustang, roba minore, le vediamo dopo. Però sono tutti lì per vedere questo. Ciao Mirko. Ciao, non stai dicendo una fesseria perché, vabbè, visto il mezzo mi piace andare a raduni di auto. E devo dire che rispetto a macchine molto più blasonate... Allora, io la prima domanda che ti ho fatto, tu mi hai risposto, mettelo qui un altro, no? Ti ho detto, ma l'hai fatta tu o l'hai trovata così? E tu mi hai risposto, che Bob, sei un ignorante, vai. Non proprio così, però l'hai pensato. È un fiorino pick-up prima serie, niente di più, niente di meno. Quanti ne avevano venduti di questi qua? Penso 4 o 5. Uno ce l'ho io, gli altri in demolizione, forse un altro qualche contadino, penso. Infatti l'ho trovato in campagna. Senti, questo. Che lavori gli hai fatto? Cioè cos'è? Vabbè, questa sparafangata è meravigliosa. Le ruote quali sono? Della Mini sono, no? Sostanzialmente ho solo fatto un assetto, ho adattato un assetto di un Golf prima serie a ghiera, regolabile, e gli ho messo dei cerchi lega canale rovesciato, tutto qui. I cerchi sono simili a mini, quelli della Mini, i Mini Light. Un tarocco, perfetto, il cerchio tarocco, si dice sì, così, esatto. Funziona infatti, così. Infatti è anche finto scomponibile per essere tarocco al 100%. Bulloni finti, perfetto. Senti, posso chiedere quanto ti è costata? Se hai voglia di dircelo. Ci hai speso un botto, di la verità. Per il mezzo che è, sicuramente sì. Il mezzo in sé l'ho pagato 500 euro, però no. 3.000 euro di carrozziere... tra tutti i lavori, penso. Noi vogliamo capire 5, a quanto ce la vendi, cioè non hai capito, noi stiamo cercando di tirarti fuori io e Valli il prezzo per capire a quanto ce la molli qua, perché non si può vivere senza questo mezzo qui, secondo me. Allora, la macchina non è in vendita, ovvio che se qualcuno mi dà una certa somma ci puoi pensare. Dico, io dico di no, anche mio padre mi direbbe te sei proprio pirla. Che è lì, è seduto lì, no? Era lì in mezzo, no? No. No. Diciamo che la macchina la stavo facendo con lui, la stavo. E due anni fa mi dispiace. E infatti si chiama Dionigi perché è il secondo nome che tanto gli stava sulle balle, però nome da anziano per la macchina anziana perfetta. Infatti dovevo finirla, è ancora incompleta. Senti, quanto la usi regolarmente? Cosa ci fai con questa macchina? Allora, in teoria questa qua l'acquistai per portare gli scooter in pista, per girare in pista con gli perché scooter. Perché tu, mi sembra di capire, corri con... Sì, ho abbandonato gli scooter e corro con i pit bike adesso, okay. Sì, nel campionato 12 pollici, che quest'anno è diventato anche FMI, e solo che dopo è diventato troppo bello e quindi alla fine ho comprato un Doblò. Esatto, e questo te lo tieni da conto. No, anche perché nel senso l'altezza e il motore e cambio sono a due dita da terra, quindi certo. In giro è un po' problematico. Se devo andare a Rozzano alla pista lo uso, per andare magari a trasferte so, un ad po' Adria, più impegnative non lo fai, no. Non lo fai chiaramente. No. La scritta half ton l'hai messa tu? Mezzo no, tonnellata. È così, questo qua lui era così. È originale così, Valli, a parte ce l'hai imparato. Gli specchietti qua. È così, infatti sono introvabili le scritte. Di pick-up. La scuola di pick up, però è bello, dai. Beh, questi qua sono diffusissimi in Brasile, li hanno fatti fino all'altro ieri praticamente. Infatti.
Andiamo là, o mandiamo la Ciccarone a pigliarcene lui, ogni tanto va, che ha delle famiglie nascoste, non lo può dire in televisione, ma figli, mi sembra che tu abbia figli, no, anche in Brasile? Non lo so, però mi chiamano papà e sono simpatici. Esatto, quando scendi, papà è arrivato papà. Va bene, Mirko. Ma io guidando il camion, cioè guidare una bisarca, volentieri. Ah, a proposito, cosa dici dell'argomento di prima sui pullman? Vuoi dirla tua? Cosa dico? Che i pullman hanno limiti più alti di velocità e forse sarebbero da abbassare, che i tempi di guida sono quelli detti, ma non tutti li rispettano, e poi c'è tanta distrazione. Tanti fattori. Beh, è un argomento. Distrazione un po' su tutti, per tutti. Sì, fortunatamente io non faccio le linee, quindi essendo un conto proprio, giro a Milano e Interland e basta. Però la situazione è abbastanza complicata. Sì. Non la molleremo, non toglieremo gli occhi di dosso a questa situazione. Ho visto che ti sei fatto anche la maglietta, sei un grande. Certo. Sei un grandissimo. Vabbè, lascia qui anche la maglietta. Grazie Mirko. Vabbè, tanto la felpa, va bene lo stesso. Ringrazio anche gli amici Azzori. Ah, grazie, questo per me. Scusa Mirko, ti rubo ancora il microfono, scusate la telecamera, guardiamo di là. Questo cos'è? Questo è il simbolo dell'Ariel, facciamo il cavallino. Vedere, faccio vedere bene lì. Il cavallino, questo qui era un gadget che l'Ariel dava nel 1929 per incrementare le vendite, perché c'è stata la famosa crisi del 29, e lo dava ai concessionari. E noi l'abbiamo riprodotto, questo qui era il Nutcracker, lo schiaccianoci. Che bello. Bellissimo. Il muso schiacciava le noci, questo qui era da mettere sulle scrivanie dei concessionari, e adesso l'avrà la sulla mia scrivania, Paddock. Grazie mille, grazie a voi. Grazie del pensiero, fantastico, e grazie di essere venuti a trovarci. Cosa, Arturo? No, lascia perdere. No, grazie. Ci vediamo tra un minuto, state lì, grazie ragazzi, ciao. M Serramenti, apri una finestra al risparmio, propone due finestre misure 130x150, una porta finestra misura 140x240, una finestra misura 70x150, in PVC bianco, profilo Beca da 82 mm, 7 camere, doppio o triplo vetro, 3 guarnizioni in classe A, per un grande risparmio energetico, al posto di 4.200 euro a solo 1.950 euro, serramenti sui quali beneficerete della detrazione fiscale del 65%. Rendere efficiente la vostra casa sarà semplice e conveniente. Chiama ora per un preventivo gratuito al numero verde 800 13 43 43 oppure vieni a toccare con mano la qualità dei nostri prodotti nei nostri showroom. Siamo a Milano in Viale Abruzzi 4 e in Via Rembrandt 22, a Ponte Lambro in Piazza Vittorio Veneto e a Saronno in Viale Europa. M Serramenti realizza porte interne, porte blindate, grate, zanzariere, finestre in alluminio, legno e PVC. M Serramenti, apri una finestra a risparmio. Tesoro, non volevi una city car? Guarda quante! Sì, ma la volevo più cabrio, sai che sono un tipo esigente. Eccola! Ma sai che forse è meglio una berlina, sai che sono un tipo esigente. Ecco, la novità assoluta! E se fosse un SUV, sai, sono un tipo esigente. SUV? Ti bastano questi? Ma veramente li volevo più affusolati. Guarda, la tua sportiva. Ma la volevo più... più, sai, sono esigente, eh? Più larga, più ruote, più cos'ha, sono esigente. Ma è possibile? Con le centinaia di auto che ci sono da Fassina, neanche una ti va bene? Sai cosa ti dico? L'auto me la scelgo con chi dico io. Sono un tipo esigente, io. Da Fassina, l'auto che cerchi c'è, anche per i più esigenti. Scoprila al Car Village in Via Grassi 98 e in Via Rona 15 a Milano. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Approfittiamo di un San Siro stadio dormiente per utilizzare gli spazi e presentarvi una vettura molto interessante, anzi una vetturetta, perché parliamo di 3,70 m, compatta, 5 porte, tanto spazio all'interno, ve lo farò vedere. Parliamo della Hyundai i10, uno dei best seller del mercato per quanto riguarda Hyundai. La versione 2017, anzi il Model Year si dice così, 2017, già disponibile nelle concessionarie del gruppo Fassina. Ed eccolo qua il punto importante che riassume tante delle modifiche che sono state apportate a un modello che già funzionava bene. Qualche saggio ritocco è stato apportato per renderla ancora più carina.
a partire da questa mascherina denominata Cascading, che sarà il punto di unione per tutti i modelli. È un dettaglio stilistico che ritroveremo su tutti i modelli che arriveranno sul mercato di casa Hyundai. A me piacciono molto anche questi particolari, i gruppi ottici superiori sicuramente molto importanti, ben disegnati, e questi elementi circolari sia nella calandra che ai due lati inferiori dello spoiler molto profondo, devo dire che contribuiscono a renderla veramente molto aggressiva ma anche molto carina e elegante. La vista laterale invece ci propone un parabrezza molto ampio, abbastanza inclinato, e questo ci va a garantire una buonissima penetrazione dell'aria, e questo poi si va a ripercuotere sui consumi, che saranno sicuramente dei consumi molto ma molto bassi, ve lo dimostrerò più tardi. Guardate poi nella zona della ruota, cerchi tra l'altro di nuovo disegno sia in lega che in acciaio da 14 pollici, quella zona dei passaruota vedete che è abbastanza marcata, e questo è un dettaglio che a livello stilistico contribuisce a dare importanza e possenza alla linea della vettura. Vedete che è molto molto marcato. Andando, seguendo queste linee laterali che incastonano il fianco della vettura, arriviamo nella zona invece posteriore, dove anche qui qualche modifica è stata fatta. Anche qui troviamo dei bellissimi fari posteriori principali nella zona superiore attorno al cofano del bagagli, e poi altri due elementi circolari che vanno un pochino a ricollegarsi con i fari circolari che abbiamo visto nella zona anteriore. Il baule abbiamo volutamente lasciato perché bisognerebbe fare così. Questi sono dei capi che vanno a chi ne ha bisogno, per cui noi volevamo farvi vedere che con il sacco giusto, tutti ordinati e puliti, vanno messi poi nei cassonetti gialli per recupero degli indumenti usati, vanno ad aiutare qualcuno che ne ha bisogno. Spazio ce n'è per questo bagagliaio, poi chiaramente aumentabile, 2/3, 1/3, abbattendo gli schienali posteriori, perché sicuramente tantissimo spazio, come del resto spazio troverete anche all'interno dell'abitacolo. Prima di andare a guidarla vi faccio vedere la zona posteriore per dimostrarvi che anche un vitello tornato come me ci sta, e ci sta anche bene. L'apertura delle portiere è quasi a squadra, per cui 90 gradi permette di entrare e uscire senza grossi problemi. Ci si sta, è perfetta, quasi quasi la guido anche da dietro, Pascal, non vado neanche davanti, la guido da qua. Anche a bordo io e Pasquale rimaniamo stupiti dalla qualità degli interni, il design veramente moderno, ben fatto, logico, non pacchiano, c'è veramente tutto. Guardate la bellissima plancia, questa zona, quella dedicata agli strumenti, anche qui molto chiara. Poi una cosa che mi piace è che è molto facilmente raggiungibile. Spesso ci si trova a dover lavorare in zone molto basse, lì distante dal parabrezza, per cui ci si distrae anche per pochi istanti, rischiando poi magari di andare a tamponare chi ci precede o a fare del male a qualcuno. Per cui ottimo il posizionamento, molto bella la rifinitura, semplici anche i comandi dell'impianto di condizionamento, e poi una plancia alla quale si accede attraverso la zona del volante davanti a voi, volante molto ben rifinito, anche qui molto tecnologico, di sostanza, bella dimensione, tanti tasti anche qui molto facilmente visibili e intuibile l'utilizzo preposto per ognuno di essi. E poi la strumentazione, dicevo, è molto molto bella, colorata, immediato l'efficacia visiva di questa strumentazione, per cui complimenti a Hyundai anche per gli interni, sedili molto comodi. Io guido abbastanza sollevato, ma è facilissimo trovare la posizione ideale, si può guidare un po' più sportivo come fa Pasquale di solito, che arriva all'altezza del finestrino, oppure un po' più alti come evidentemente piace alle donne. Tra l'altro, ragazzi, anche alzando completamente il sedile con la manopola facilmente raggiungibile a sinistra, io non sono piccolino, guardate quanto spazio c'è a bordo. È una vettura che, nonostante mantenga, come dicevamo prima, l'inclinazione obbligatoria per questioni di efficienza aerodinamica, non è assolutamente claustrofobica, per cui tantissimo spazio a bordo. E vi ricordo che stiamo parlando di una vettura di 3,67 m, per cui estremamente compatta, con 4 porte. Io credo che sia una brutta gatta da pelare per tanti, questa nuova Hyundai i10.
cambio è molto molto fluido, gli innesti sono assolutamente precisi, tra l'altro è molto bella anche la manopola, sono dei dettagli che non sembra ma impreziosiscono di parecchio la vettura. Anche al semaforo bella scattante, il motore è un 1065 cavalli, dotata di un cambio a 5 rapporti molto ben studiato, bella anche dal punto di vista estetica la manopola, bella alta, insomma devo dire assolutamente riuscito, gli innesti sono molto morbidi, molto fluidi e questa brillantezza devo dire abbastanza inaspettata. Lo sterzo è super leggero, ma attenzione, non nel senso brutto, è sempre molto molto sincero nelle sue reazioni, non l'abbiamo provata a grandi velocità, però sicuramente uno sterzo che vi metterà a vostro agio nella guida in città e fuori. La Hyundai i10 è disponibile nelle concessionarie del gruppo Fassina in via Grassi 98 a Milano e nella centralissima via Arona. Andate e dite che vi mando io, vi fanno il 35% in più del prezzo. Sto scherzando, l'offerta è incredibile, da 8.950 euro. Andate a provarla perché secondo me, come me, ne rimarrete favorevolmente impressionati. Ben ritrovati da una piccola city car per la città, per utilizzi assolutamente umani, passiamo a due bolidi nati invece per emozionare alla grandissima, e grazie alla collaborazione di Evo, nella fattispecie Fabio Madaro e Fabio Suvero, che sono qua in studio con noi, abbiamo, credo, primi in assoluto nell'universo, nella storia, forse sono state negli stessi padiglioni, nei saloni a Ginevra, a Parigi, a Detroit, non so dove, però in studio, in uno studio televisivo, sono insieme per la prima volta. Fabio, Parliamo di Honda NSX, che è sicuramente la cosa più appariscente, più nuova che abbiamo in questo studio questa sera, e della Nissan GT-R nell'ultima evoluzione. Saranno loro le protagoniste di una comparativa che uscirà sul prossimo numero. Stiamo lavorando per fare una comparativa che uscirà sul prossimo numero di Evo, i primi di febbraio. Ok, perfetto. Le avete già comunque un pochino provate, Fabio? Su, sì, no? Dai, un pochino le abbiamo guidate. Hai già qualche idea? Spiegaci innanzitutto, sì, le differenze dal punto di vista tecnico. Partiamo dalla NSX. Allora, la differenza più grande è il fatto che la NSX è una macchina ibrida, quindi ha tre motori elettrici. Questa macchina, oltre al motore termico, che è un V6 biturbo, che dà circa 500 cavalli, e ha la trazione integrale data da due motori elettrici, nel senso che davanti abbiamo un motore per ogni ruota che dà la trazione appunto integrale, più un altro motore che viene in aiuto al motore principale. Il totale di tutto questo ci porta a 581 cavalli di potenza. Quindi insomma i numeri ci sono tutti, l'unico handicap che poi riguarda un po' tutte le ibride è il peso, perché purtroppo i tre motori più le batterie più tutto questo discorso qui ci porta intorno ai 1800 kg di peso, che non sono proprio pochi, un peso piuma per una vettura di questo. Non è esagerato, no, eh? Non è esagerato, perché alla fine la Nissan, pur essendo una macchina convenzionale senza batterie, ibrido eccetera, viaggia più o meno su, sì, ma anche in casa nostra, tipo Ferrari, Maserati, sì, non siamo tanto lontani. Senti, NSX comunque, Fabio Madaro, è una sigla che agli appassionati, abbiamo avuto la fortuna di avere un NSX di qualche anno fa dell'amico Marzio di Motostar, che l'ha portata in studio qualche settimana fa, e ancora fa battere il cuore degli appassionati, no? La vera NSX è un'icona, per cui noi la rimpiangiamo. Questa è l'erede naturale, naturalmente è tutta un'altra cosa, ha lo stesso nome ma è un altro spirito, poi naturalmente è figlia del suo tempo, per cui è giusto che sia un'ibrida da 590 cavalli, mentre quell'altra era una macchina, diciamo, molto più diretta, molto più sanguigna, molto più... Tradizionale, sì, anche perché aveva il fatto di
che era molto legata al motorsport perché era stata sviluppata da Ayrton Senna quella macchina, esatto. A Suzuka. Tra l'altro mi ricordo che avevamo fatto all'epoca un servizio anche a Imola, all'epoca quando esisteva ancora Rombo, che era il settimanale da corsa per... Sì, Rombo, te lo ricordi? Sì. Ce lo ricordiamo vagamente. Ed era praticamente una macchina che era nata sulla voglia di sportività di Ayrton Senna ed era stata sviluppata proprio sui pedali addirittura, per cui ne avevano vendute moltissime ed era veramente una gran macchina con motore centrale giusta, equilibrata. Era, questa qui non so, non ho idea, la vedo. Fabio Sudro, ecco, prestazioni come si è... Prestazioni, siamo sotto i 3 secondi sullo 0-100, dichiarano 2 secondi e 9, quindi una prestazione di tutto rispetto, e 311 all'ora di velocità massima, quindi direi. Senti, non vedo cambio, vedere del cambio, ecco, bravissimo, vedi una specie di astronave piena di comandi, di tasti, di tastini, comunque un cambio automatico a doppia frizione a 9 marce, quindi anche qui un'ulteriore evoluzione anche rispetto alla concorrenza, e i soliti programmi, perché ormai non ci si scappa più da queste cose qui, programmi di guida sportiva, Sport Plus, SP che si toglie, non si toglie, quindi un sacco di complicazioni, e addirittura un programma che loro chiamano Quiet, per usare la macchina anche in elettrico, perché a bassa velocità in città funziona anche in elettrico, quindi... Anche questo è un po' il futuro. Che autonomia hai in elettrico? Ma fa 5-6 km e finita. Più che altro l'elettrico viene in supporto al motore termico per massimizzare le prestazioni, esatto, le riprese, così. Però in elettrico puro è proprio una roba da città o poco più. Mi piacerebbe ricevere qualche messaggio al numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione per capire cosa ne pensate di questa evoluzione, esatto. Che io trovo molto, molto bella, cioè dal punto di vista stilistico Designer è veramente un capolavoro. E esatto. Stavo guardando la misura, perché noi impallinati a 305 30 ZR20, per cui dei cerchi anche qui molto, sì, molto belli, particolarissimi. Sì, poi questo esemplare qui, anche i freni ai carboceramici, che sono comunque optional, non sono di serie. Nota dolente di questa macchina è un po' il prezzo, perché costa 190.000 euro, che rispetto alla GTR non sono pochi, perché la GTR viaggia intorno ai 100, quindi insomma tutta questa tecnologia ha tanti benefici, ma anche dei costi. Non faccio vedere agli amici impallinati come me anche l'estrattore e lo scarico posteriore, guardate che bocca da fuoco qua dietro, e poi questi splitter chiaramente credo influiscano decisamente, no? sull'aerodinamica, perché a quelle velocità chiaramente subentrano un lavoro in galleria del vento per ridurre la deportanza, e quindi per aumentare la deportanza, e quindi ogni particolare estetico ha una sua funzione proprio per quel motivo lì. Senti, Alettone è proprio la vettura. Infatti una cosa di cui loro si vantano è di non avere fatto ricorso a pendici aerodinamiche esterne, ma di avere una linea molto pulita col fondo piatto che lavora anche quello per aumentare la deportanza, eccetera, quindi insomma anche dal punto di vista stilistico ogni particolare è funzionale. Tra l'altro una particolarità, proprio una curiosità di questa macchina, è che ha 10 radiatori, cioè una cosa assurda, tra scambiatori dei turbo, due qualcuno intercure, può essere anche qua, abbiamo intervistato sì, anche ha radiatori ovunque, sì, praticamente. Ah, guarda lì, facciamo vedere. Esatto, quelli lì sono gli intercooler per raffreddare l'aria compressa dai turbo, e davanti ne ha una sfilza. Immagino. Per... Scusa, Paschi, mi muovo, questo sono io, abbiate pietà, sono io, non sgridateci. Va bene, passiamo invece alla GTR. GTR, vabbè, è una macchina ormai abbastanza nota perché esiste già da un po' di anni. In questo caso è l'ultima edizione, quindi ha 570 cavalli, quindi paragonabile con quelli dell'NSX. Proprio per questo motivo abbiamo pensato di fare questo confronto tra due macchine che sono un po' diverse come tipologia, perché motore anteriore, motore centrale,
una è una 2 più 2, l'altra una 2 posti secchi, però hanno alcune particolarità, la trazione integrale, la potenza, più o meno il peso, che si equivalgono, e quindi diventa una sfida interessante. Ecco. Assolutamente sì. Senti, questa è un'avventura che anche quando la si vede correre in pista sembra un SUV rispetto alle altre, sì, vetture della corsa, no? Perché sì, certo, è un po' molto, più alta, è più, sì, massiccia, sì, è eppure un macchinone, diciamo. È un macchinone, infatti, però va forte. Anch'io la prima volta che l'ho visto lascia un po' perplesso, perché vedi sta macchina grande così. Però effettivamente è una gran macchina, perché da guidare è molto, molto maneggevole per il peso che ha, e insomma ha da dire la sua. È un po' uno scontro tra una meccanica consolidata, che è quella della Nissan, e la meccanica che è ormai una strada che stanno seguendo molti costruttori di auto sportive dell'ibrido, per cercare di tenere le stesse prestazioni e rispettando le normative sull'inquinamento, che sono sempre, sì, già con questi scarichi, tutto. Questi scarichi qua, immaginare che siano strozzati, esatto, in qualche modo per le normative, esatto, è un peccato, sono veramente dei tubi spaventosi. Va bene. Però dai, non ha lo start and stop, almeno non ce l'ha, grande, questa è una bella notizia, non ce l'ha lo start and stop. Senti, queste invece prestazioni, questa qui sono più o meno analoghe, dichiarano addirittura 2,7 quella sullo 0-100, e le velocità siamo sui 310 all'ora anche lì, quindi anche lì è una sfida ad armi pari, sono, sulla sono carta, poi vedremo cosa provarle, succederà. Mettere sotto torchio, esatto. Faccio vedere anche qui l'abitacolo, sicuramente quasi un abitacolo da familiare, da vettura, sì, sì, tutti i giorni. Comunque hai due posti dietro che altre non hanno, un bagagliaio tutto sommato accettabile, è una macchina teoricamente usabile tutti i giorni. Benissimo, tra quanto lo riusciamo a vedere, riusciamo a vedere la comparativa, ragazzi? Tra prima settimana di febbraio dovrebbe essere in edicola. Sarà edicola, poi faremo in modo anche di vederci assolutamente prima qua a Bob Gear. Grazie mille per averci portato. Ci fermiamo un attimino, portiamo a Nanna questi due bolidi, abbiamo ancora da parlare di Mustang, abbiamo da parlare di fuoristrada, però al rientro avremo un servizio che ci servirà per introdurre un aspetto abbastanza misterioso, perché quando parlate di AdBlue dite cos'è? Io stesso non ero, anzi tuttora non ho ancora ben capito, mi ha aiutato Pietro Galbiati a capire di più di cosa si tratta, ma molti di noi quando vanno a comprare una vettura diesel non sanno che potrebbe avere l'impianto che prevede l'utilizzo della AdBlue, per cui cerchiamo di capire cos'è quello, poi parliamo di Ducati, vi facciamo vedere delle moto meravigliose qua in studio, per cui manca ancora 5 ore di diretta, per cui state lì con noi, portatevi un cuscino e siete lì in nostra compagnia. Torniamo subito. I'm sexy and I know it. Ducati Monza presenta Ducati Bike Value, è la fantastica formula di acquisto che permette di comprare Ducati Scrambler 62 con un piccolo anticipo e comode rate mensili a partire da 73 euro. Sarai subito in sella la Scrambler 62 e dopo 2 anni potrai scegliere se sostituirla con una nuova Ducati, restituirla al concessionario senza dover pagare più nulla, ottenerla rifinanziando l'importo residuo o pagandolo in un'unica soluzione. Trovi tutte le informazioni sul Ducati Bike Value sul sito ducatimonza.it. Tesoro, non volevi una city car? Guarda quante! Sì, ma la volevo più cabrio, sai che sono un tipo esigente. Eccola! Ma sai che forse è meglio una berlina, sai che sono un tipo esigente. Ecco, la novità assoluta! E se fosse un SUV, sai, sono un tipo esigente. SUV? Ti bastano questi? Ma veramente li volevo più affusolati! Guarda, la tua sportiva! Ma la volevo più... più, sai, sono esigente, eh? Più larga, più ruote, più cos'ha, sono esigente. Ma è possibile? Con le centinaia di auto che ci sono da Fassina, neanche una ti va bene? Sai cosa ti dico? L'auto me la scelgo con chi dico io. Sono un tipo esigente, io. Da Fassina, l'auto che cerchi c'è, anche per i più esigenti. Scoprila al Car Village in via Grassi 98 e in via Rona 15 a Milano. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Allora, abbiamo radunato Mauro, spiega tu cosa succede. Due coppie fortunate. Allora, proprietari di due Mustang. Mi chiamano spacciatore di Mustang, no? Come secondo nome da un sacco di tempo. È stato bello vedere in questa ultima fase le Mustang che sono rientrate nel cuore dopo è nata nel 64, un buio per 2-3 generazioni, tornate in auge nel 2005 con la quinta generazione, che è quella di Antonio e Mirko, quella nera,
Questa qui chiaramente è l'ultima evoluzione prima della chiusura della serie, e abbiamo visto emergere nel mercato la sesta generazione, che è quella di, invece di Davide e di Andrea. È stato bello vedere la decisione di Mirko e di Antonio, che ha, non per una questione economica, ha buttato il cuore sulla generazione precedente per tutti i crismi legati alla Mustang, il motore 8 cilindri, piuttosto che il fastback più vicino a quello che era la mitica Eleanor del 67 che tutti conosciamo. E invece Andrea ha proiettato su quella nuova senza dubbi, senza nessun ripensamento sulla vecchia, che dice: a me la vecchia piace, ma vedo una linea troppo vecchia per quello che sono i miei gusti. Allora, voglio sentire da loro, da chi partiamo? Dai possessori della quella che piace più anche a me, la più vecchiotta, la più anzianotta, vai. Quella nera. Perché avete scelto il modello precedente? Perché parliamo di valori più o meno di mercato, credo simili, al di là di qualche mille euro che può ballare. Sì, si parla della. Praticamente equivalenti, però dal nostro punto di vista, appassionati Mustang eccetera, questa versione, appunto la quinta generazione, ha una personalità e un richiamo a quella storica. Ma sì, proprio crudo, dimmi che cosa ti piace di più della vostra rispetto alla loro, visto che sono qua di fianco. Mi piace di più la brutalità. Mi piace, cioè, di più la cattiveria che trasmette. Questa la, è un pochino più una personalità un pochino più ricercata, più, diciamo, un po' più difficile, ma a me colpisce di più. Parola agli avversari, invece cosa vi piace della vostra che l'altra secondo voi non ha? Io nella mia, nella sesta generazione, vedo delle linee un po' più pulite, un po' più eleganti, diciamo un po' più europea rispetto alla loro, che è quella che alla fine ha fatto un po' la storia della Mustang. La mia è ovviamente anche più nuova. Io però vedo linee un po' più pulite, un po' più eleganti. Ok, io, a me manca ad esempio su quella nuova, vuole il microfono, vedi adesso che nasce. Vorrei dire solo questo: io amo molto i cavalli. Qui vedo un bel cavallo di razza, un puro sangue, ingentilito. Nell'ultima elegante. Versione dici, ok. Esatto, lì vedo il cavallo selvaggio. Vedi il Mustang? Vedo il Mustang selvatico, un po' rozzo, un po' brutale, un po' come si dice in gergo adesso, più ignorante. Ok. Però sicuramente trasmette forse un pochino di cattiveria in più. Va bene, va bene. Vali, tu come fai a intervenire su due clienti? Cioè, come cos'è? Io capisco tutte e due le filosofie, perché Andrea ha 20 anni. Cioè, io credo che chiunque di noi lo sta invidiando alla sua età, no? Li abbiamo avuti tutti 20 anni, forse una Mustang non l'abbiamo avuta. Ed è bello vedere proprio il giudizio di chi vede il nuovo nella macchina, prima ancora di quando lo vediamo noi. Cioè, noi siamo aggrappati alle linee del passato, agli amori che abbiamo vissuto, a tutta una generazione di auto che è cresciuta insieme a noi, che è diventata un'icona, è quasi un tatuaggio, no? Per noi è fatta solo così. Mentre invece sono i giovani ad insegnarmi che le macchine nuove per loro sono più belle e trovano quello che noi non vediamo o lo vediamo. Quante volte abbiamo detto la macchina era più bella quella di prima, no? Posso dirti, per ricollegarci al discorso di Evo, alla NSX e alla GTR, è un plebiscito per la GTR, ma mi sta spaventando quanti contro la NSX. Ah, sì? Per il fatto che la vecchia NSX era nuda e cruda, come avevamo detto, anche meno cavalli, in tanti che anche dal pubblico sollevano il pugno dicendo hanno ragione, però non immaginavo sinceramente. A me la NSX ha colpito per le linee, sicuramente molto, molto evoluta, però evidentemente a casa dicono e la stessa cosa sta avvenendo per le Mustang. Per le Mustang sta avvenendo più o meno la stessa cosa, però sicuramente sono l'ora di insegnarvelo. La NSX, se vogliamo tornare indietro di un passo, è il prezzo probabilmente che spaventerà, perché 90.000 euro più della GTR lo devi spiegare a chi le mette tutte e due sul piatto, no? Questo non accade per una Mustang usata come quella di Antonio e Mirko, che sono andato a prendergliela apposta perché non ce n'erano più, le hanno fatte scappare con i super bolli dall'Italia. Ecco, chiedono anche quanto si paga per una Mustang come bollo. Guarda, siamo ancora aggrappati ai 20 euro eccedenti per ogni KV sopra i 185, quindi è facile con 300 cavalli arrivare a 1500, 1800, 2000 euro all'anno. La 8 cilindri che ne ha 4,35 ne pagherebbe 3.500 a conti fatti. La GT350 che va a 650 cavalli non la vedremo sulle nostre strade, perché ha un paragone col bollo impossibile, no? Una macchina da 90.000 euro che ne paga 10.000 di bollo non può esistere né ora né mai. Certo. Speriamo che questa tortura finisca. Ok, la cosa importante è che siate contenti del vostro acquisto. Voi soddisfatti? La cambiereste per un'altra? No,
No. Voi? No. Assolutamente, assolutamente no. Cioè non ve la scambiate prima di andare a casa, ognuno sbaglia con la sua. Siamo contenti così, ognuno con la sua. Va bene, noi contenti di vedervi felici. La prova di questa bianca l'abbiamo realizzata, andrà in onda nella prossima puntata di Bob Gear, per cui avrete modo di vederla anche in movimento. Ci fermiamo un attimo, mi dai conferma poi se il servizio Pascal della Di Blu è senza fuori programma, che Pietro dopo c'è, insomma è anche grosso, ci mena duro, però mena più te di me stavolta. Torniamo dopo la pubblicità, riprendiamo il discorso della Di Blu senza parolacce fuori, e poi abbiamo Ducati ancora, abbiamo Honda, abbiamo un sacco di cose, state lì con noi. I'm sexy and I know it. Tesoro, non volevi una city car? Guarda quante! Sì, ma la volevo più cabrio, sai che sono un tipo esigente. Eccola! Ma sai che forse è meglio una berlina, sai che sono un tipo esigente. Ecco, la novità assoluta! E se fosse un SUV, sai, sono un tipo esigente. SUV? Ti bastano questi? Ma veramente li volevo più affusolati. Guarda, la tua sportiva. Ma la volevo più... più, sai, sono esigente, eh? Più larga, più ruote, più cos'ha, sono esigente. Ma è possibile? Con le centinaia di auto che ci sono da Fassina, neanche una ti va bene? Sai cosa ti dico? L'auto me la scelgo con chi dico io. Sono un tipo esigente, io. Da Fassina, l'auto che cerchi c'è anche per i più esigenti. Scoprila al Car Village in via Grassi 98 e in via Rona 15 a Milano. Per il motore della tua passione non accontentarti di un lubrificante qualunque, pretendi Sineco. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Amici di Bob Gear, sono a Robbiate Autoservice, Yaris Wagen con Pietro Galbiati, sono venuto a rompergli le scatole per un argomento che sta cominciando a far discutere, a preoccupare qualcuno, altri meno, e si tratta di questo. Vedete che sono due tappi, uno del gasolio e poi di colore azzurro AdiBlu. Pietro, AdiBlu, aiutaci a capire a che cosa serve, perché c'è, che cosa bisogna fare, ci mettiamo dentro dell'acqua, dell'acqua ossigenata, del... cosa allora, facciamo? l'AdiBlu è... l'unico sistema per avere, non è l'unico, però è un rimedio per avere un Euro 6 che sia veramente un Euro 6. Il problema dell'AdiBlu è non metterlo. Se uno non mette AdiBlu rimane a piedi, perché le auto non partono più. Cioè non è che puoi averlo installato e non utilizzarlo. Assolutamente. Bisogna metterlo. C'è Mercedes. Parlo di Mercedes, l'AdiBlu viene utilizzato ormai da parecchie case, viene utilizzato da Volkswagen, Porsche, Citroen, Peugeot, Audi, abbiamo diverse case che adottano questo sistema perché è il sistema più efficace per avere una macchina che non inquina, per superare le normative europee. Beh, è solo una questione di emissioni, anche una questione di... È una questione di emissioni questa. A livello tecnico per rigenerare parti, esatto. Cosa succede? È per avere... Una diminuzione delle emissioni. Pietro, ma serve solo per le emissioni o anche per aiutare a livello tecnico la vettura? Serve per le emissioni, abbatte fino al 90% gli ossidi d'azoto. Questo sistema è inizialmente stato fatto per il trasporto pesante, perché il trasporto pesante emette nell'aria tantissima quantità. Poi dopo le case costruttrici di automobili per non avere il costante problema della rigenerazione del filtro antiparticolato, bisogna fare 8 chilometri, bisogna utilizzarla parecchio, utilizza questo sistema perché... Qui c'è anche un aspetto tecnico, cioè questo aiuta a non dover percorrere tanti chilometri. Ci si può permettere di acquistare un diesel senza dover fare per forza 25-30 mila chilometri l'anno. Perché altrimenti cosa succede? Su un'auto senza la AdiBlu, con gli Euro 6, abbiamo questo problema, che la rigenerazione è una rigenerazione forzata, quindi è arrivato un certo tasso di ceneri nel catalizzatore, parte rigenerazione, che immette gasolio, che viene... Si accendono le spie, vale, bisogna... La macchina perde un po' di potenza. No. Questo è un lavaggio continuo. Mediamente ogni litro di gasolio è il 3%, viene iniettato il 3% del contenuto del serbatoio. Va inserito questo liquido, per cui va inserito questo liquido, molto importante questo, perché intanto tutto l'AdiBlu ha una scadenza, deve essere custodito
in maniera giusta, perché a contatto con dei metalli risulta corrosivo. Sporca tantissimo sia per terra che gli indumenti, è abbastanza appiccicoso sulle mani. Le ha tutte proprio le sfighe, proprio, Sì, sì, non, è, non, però non funziona, ne serve, molto. Però serve assolutamente, è una cosa che, anche perché serve ad abbassare la temperatura del catalizzatore SCR. Il catalizzatore SCR raggiunge temperature molto alte, questo aiuta anche ad abbassare le temperature. Okay. Per questo motivo non va in moto la vettura se siamo senza. Mi dicevi tra l'altro che non va lasciato per tanto tempo. Non va lasciato per tanto tempo perché fa una polverina sul fondo e in quel caso è contaminato. Non si può più usare. Sì, non si può più usare perché non ha la stessa efficacia ovviamente di quello buono, e soprattutto si rischia di intasare l'iniettore, allora, e sono problemi grandi, no? Grosse, sì. Quanto costa? Ma costa relativamente poco, perché 20 litri di AdiBlue siamo dalle 15 alle 20 euro in base a cosa è marchiato, chi lo produce, però è l'unica soluzione, non si può fare a meno. Bisogna stare attenti, io consiglio sempre ai nostri clienti non di acquistarlo e tenerlo nel box, ma di utilizzare la vettura. Mercedes da 3.000 km a scendere, la mancanza di AdiBlue, quindi a 3.000 avvisa, attenzione, sto finendo. Okay. In quel caso si viene a mettere l'AdiBlue, perché tenuto in casa mediamente un pieno di AdiBlue su un serbatoio da 20 litri dura, da tagliando, diciamo 25.000 km più o meno. Ok, tra l'altro in questo pratico formato, ragazzi, potete sostituirlo anche al Brunello di Montalcino, vi fate una bella litrazza di AdiBlue, diesel exhaust fluid, e vedi che c'è sempre qualcosa da imparare. Grazie Pietro, figurati, ci vediamo grazie presto. A voi, grazie, viva l'AdiBlue. Allora Emilio, io non ho capito se questo AdiBlue è una grana per chi ce l'ha, perché se lo trova su un mezzo. Beh, guarda, è una delle tante cose alle quali dobbiamo abituarci, perché se vogliamo che queste auto, soprattutto quelle a gasolio, rispettino i nuovi standard di emissioni, è un fattore inevitabile. Probabilmente non le troveremo sulle auto diesel di piccola cilindrata che col tempo sono destinate a scomparire. Perché? Perché i sistemi di emissione, di controllo delle riduzioni di emissioni hanno un costo che è poco compatibile con le fasce di mercato più basse. Tant'è vero che anche oggi comunque lo vediamo da una certa fascia, da un certo segmento, direi CD in su. Ecco. Per cui insomma non sarà comunque un problema, no? Non è un problema, nel senso che, come avete sentito, da tagliando a tagliando, quindi se le cose funzionano una persona può anche disinteressarsi di questo tipo di rifornimento. È chiaro che è una delle ennesime complicazioni in più, ma se il futuro, come l'ibrido, come abbiamo visto sulle super sportive, è quello di andare verso un taglio delle emissioni sempre più rigido e addirittura il divieto, come sta arrivando, di circolazione per le vetture a gasolio in alcune grosse metropoli europee, o in prospettiva arriverà, queste soluzioni saranno inevitabili. Sì, che poi è soltanto una reazione. Ciccarone, non lo sento. È soltanto una reazione chimica, perché a fin dei conti si chiama AdiBlue, però in realtà sai che cos'è il composto base? Dillo tu, però. È urina, perché è urea, urea praticamente. Quindi, per cui stiamo quasi arrivando al punto che le macchine potranno andare con la pipì, per cui da questo punto di vista, se riusciamo a sostituire il gasolio, abbiamo risolto il problema. Serve per abbassare gli ossidi di azoto e gli altri inquinanti emessi dai diesel. Ma non si sente anche spesso e volentieri su certe vetture quando tu sei attaccato in coda? No, quello è l'autista che ha mangiato pesante, è un'altra cosa. Addirittura no, si sente? In alcuni casi sì, perché soprattutto a freddo senti un pochino una cosa, stiamo andando, credo su questo possiamo essere tutti d'accordo, su delle complicazioni estreme per delle riduzioni che ormai sono infinitesimali, sono quasi a livello di non misurabile. Allora, piuttosto, non sarebbe importante intervenire sul parco circolante, che è composto ancora sia sui mezzi pesanti, lo vediamo tutti i giorni, anche su quelli pubblici, di veicoli obsoleti e molto più inquinanti, che andare a creare Euro 6, 6B, eccetera, eccetera, dove la riduzione degli inquinanti inevitabilmente sarà estremamente limitata, che poi dell'ordine con delle complicazioni tecniche notevoli. Se dall'Euro 3 all'Euro 4 c'è stato un abbattimento del 20-25% degli inquinanti, adesso l'abbattimento degli inquinanti è dell'1-2%, per cui è un costo elevatissimo per una riduzione veramente lo 0, virgola, che non serve a niente, però serve al politico per riempirsi la bocca, magari mettere la gabella se devi andare in centro, se devi muoverti da qualche parte,
e le case, devo dire che vigliaccamente ci hanno giocato, perché fin tanto che scattava la nuova norma loro avevano tutto l'interesse a venderti la macchina adeguata, solo che adesso gratta 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 non c'è più tanto da fare. Infatti, come diceva Emilio, i piccoli diesel, ti ricordi che a un certo punto c'erano i 1.300 diesel, i multijet, quei motorini che erano stupendi, consumavano poco, andavano tantissimo. Ecco, con questi valori di inquinanti costerebbe più il sistema antinquinamento del valore stesso della macchina. Chiarissimi come sempre, grazie ragazzi. Walter Gardini compie gli anni oggi e allora ci ha portato una serie di regali a noi. Tu fai regali a noi, tra l'altro hai compiuto 32 anni oggi, per cui anzi compie 32 anni oggi. Allora, si è parlato di Ducati questi giorni, hanno presentato un nuovo team, cominceremo poi a parlare anche di motorsport. Dopo dobbiamo sapere cosa succede a Ecclestone, se veramente sarà ridotto ad andare a assistere ai lavori nelle strade o a dare da mangiare i piccioni nei giardinetti. Però Ducati non nasce con le moto, Walter. Tu ci hai portato qua una sorta di museo ambulante che avevi in macchina. Esatto. Di cosa parliamo? Non so quanti di noi sanno appunto che la Ducati non è nata come casa costruttrice di motociclette, ma bensì la Ducati nel 1922 costruiva dei condensatori radio, condensatori statici, che ha cominciato a commercializzare, insomma, in giro per il mondo. Dopodiché ha cominciato a produrre dei condensatori variabili e da lì via via evolvendosi su vari prodotti. Ha iniziato facendo degli apparecchi radio, delle macchine fotografiche, micromeccanica di precisione e poi apparecchi radio fino ad arrivare ai CB e tutte queste cose. Diciamo che negli anni, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, ha cominciato a commercializzare delle macchine fotografiche. Questa qua è una macchina fotografica di nome Sogno, micro macchina fotografica, ha obiettivi intercambiabili. La cosa interessante è che, avendo gli obiettivi intercambiabili, non avendo il telemetro come le attuali reflex, ad ogni obiettivo corrispondeva un mirino, quindi bisognava montare un mirino per vedere il campo realmente inquadrato dall'obiettivo. Non esistevano i rullini già fatti in negozio, quindi uno doveva comprarsi 5 metri di pellicola, metterli nel bobinatore e poi si costruiva il proprio rullino da introdurre poi nella macchina fotografica. Bellissimo. E quello invece cos'è questo? È un tappo per una mega bottiglia, un magnum, un Jeroboam? No, cos'è questo? La Ducati, oltretutto, nel 1940 commercializzò un rasoio elettrico, chiamato Raselet, commercializzato nel 1940, appunto quando il primo rasoio elettrico in America fu distribuito 3 anni prima. Quindi meccanicamente erano e tecnologicamente molto erano molto avanzati. Esatto. Radio meravigliose, insomma, da qui poi tu ci hai portato anche una moto, per la tua passione poi è da qui via via si è sviluppato fino a... Anzi, due moto, scusami. Due moto, una del 1960, la Ducati Elite 200 di cilindrata, 18 cavalli e raggiungeva bensì 140 km all'ora. Era la moto in listino più alta come valore, nel 60 costava 239.000 lire ed era l'oggetto del desiderio dei giovani, diciamo, perché aveva una linea abbastanza veniristica, un serbatoio con il tappo della benzina spostato posteriormente, degli attacchi sul serbatoio dove mettere l'eventuale plate o cartine. Eccolo, lo state vedendo, vero? Scusate, vado io, guarda, è qua. Che serviva per stare più comodi con la sella. Non andiamo oltre. Il tappo è il tappo 25. Il plate serviva primo per appoggiarti con lo stomaco, per quando volevi fare l'aerodinamico, poi serviva per altre cose. Esatto. Comunque, bellissimo. Motore magnifico, esteticamente bellissima, aveva già forcelle tutte in alluminio lucidato, sospensioni posteriori regolabili a 5 posizioni già all'epoca, tamburo anteriore autoventilante, come si può dire adesso, era avanti. Avantissima. E invece questa è una moto molto più recente. Molto più recente, mica tanto. Allora, qua è stata presentata dalla Ducati come concept bike nel Salone di Monaco nel 1998. E i ducatisti sono impazziti finché la Ducati ha deciso di produrla dal 2000 al 2002, prodotta in 2000 esemplari numerati, e questa è una rievocazione della 900 di Mike Gavel, perché lui vinse nel 78 il Tourist Trophy, nel 79 la Ducati fece la replica
col colori rossi e verdi, e poi circa 18 anni dopo fece questo concept bike che dopo venne commercializzata, e questa è stata l'unica moto vendibile solamente in internet. Solo internet. Non è mai entrata nei concessionari Ducati. Questo forcellone è una roba incredibile, eh? Stupendo. Queste, per cui, ce ne sono quante, hai detto? Ne sono state costruite 2000. Tante sono andate, molte sono andate all'estero. Questo è un esemplare vergine, come si può dire. Mai messo in moto. Mai messo in moto, conservata, anche tutta una carena. Mai fumata, sempre box, se, esatto. La usava un dottore. No, assolutamente no. Visibile da tutto. Walter, stupenda, grazie mille. Ecco, ci hai fatto un bellissimo regalo tu a grazie noi di a voi. Compleanno. Sei un grande. Grazie. Ti vogliamo tanto bene. Siccome hai anche la Postmart, aspettiamo la Postmart. Va bene. Ti rubo il microfono, vado a darlo a Simone. Grazie ancora. Simo, stai lì seduto tranquillo. Grazie per essere con noi. Eccoci Simo qua. Motostar. Ancora due, un enduro mitica, giusto? È un mito della mobilità su due ruote degli anni 90, una moto che ha segnato un'era, la vediamo qua in questa livrea rosso fuoco. Questo è un esemplare del 92, quindi una seconda serie, distinguibile per le frecce inserite dentro nella carenatura anteriore e il serbatoio un po' più grandino della precedente, che era da 13 litri, questa qui è da 16. Era una moto che per l'epoca aveva già delle soluzioni molto interessanti, quindi il telaio che funge da serbatoio dell'olio e il forcellone posteriore in alluminio, vediamo col bellissimo leveraggio ProLink della sospensione posteriore. E la testata RVFC, quindi a valvole radiali, quattro valvole radiali che massimizzavano appunto la portata dei condotti, quindi le valvole avevano un diametro molto molto grande, proporzionate alle dimensioni della testa, e aiutavano anche a limitare le dispersioni di calore, quindi a migliorare l'efficienza. Questa è una moto che in quegli anni vendette tantissimo ed era proprio uno dei cavalli di battaglia di Honda. Perché? Perché c'era proprio una grande moda per questa categoria di veicoli, l'enduro leggero, l'enduro un po' stradalizzato. Adesso che cosa è successo? Abbiamo un NC 750 bianca proprio lì davanti, è successo che si è estremizzato ancora di più il concetto, no, di stradalizzazione dell'enduro, e quindi vanno di moda queste crossover. Cosa c'entrano queste due moto apparentemente così diverse? Perché ruota da 21 per il Domineto, ruota da 17 per NC 750, sembrerebbero due moto bicilindrico contro monocilindrico. E invece hanno molto in comune in realtà, perché questa era una moto che a quei tempi si usava come cavallo proprio di battaglia per andare a lavorare tutti i giorni, per andare a farsi la scampagnata il sabato e la domenica, e l'NC 750 si presta esattamente allo stesso identico uso, e mi permetto di dire che il motore bicilindrico che equipaggia quella serie, che poi è lo stesso di Integra, nonché dell'X ADV, grande novità di quest'anno, è molto molto simile per l'erogazione a questi monocilindrici, perché è un bicilindrico a corsa lunga, quindi ha un rapporto di manovella è molto molto ampio, e questo massimizza l'erogazione di coppia ai bassi regimi, quindi un motore che non ha un grande allungo, proprio come un monocilindrico, e questo lo rende proprio nella guida molto simile, quindi a quella famosa, no, quella pompa che dà il monocilindrico ai bassi regimi, non ha un grande allungo, ma è proprio bello da sfruttare ai bassi, per cui a chi ama questo stile di guida e all'epoca all'epoca cavalcava magari un monocilindrico di queste serie, si ritroverebbe molto molto a suo agio con una moto di quel genere. Bene Simone, grazie mille, bellissimo, grazie il paragone, super azzeccato come sempre. Ho ancora qualcosa da farvi vedere e poi voglio chiedere ai nostri ospiti qualcosa su Eccleston, che veramente sembra essere stato pensionato così d'amblè, secco, a casa anche lui, per cui dopo la pubblicità torniamo ancora. Saluto gli amici di Rete 7 che invece alle 23 cambiano palinsesto, si spostano sul calcio. Noi restiamo qui ancora una decina di minuti. Torniamo subito. I'm sexy and I know it. Tesoro, non volevi una city car? Guarda quante! Sì, ma la volevo più cabrio. Sai che sono un tipo esigente. Eccola! Ma sai che forse è meglio una berlina? Sai che sono un tipo esigente. Ecco, la novità assoluta. E se fosse un SUV? Sai, sono un tipo esigente. SUV? Ti bastano questi? Ma veramente li volevo più affusolati. Guarda, la tua sportiva. Ma la volevo più, sai, sono esigente, eh? Più larga, più ruote, più cos'ha, sono esigente. Ma è possibile? Con le centinaia di auto che ci sono da Fassina, neanche una ti va bene? Sai cosa ti dico? L'auto me la scelgo con chi dico io. Sono un tipo esigente, io. Da Fassina, l'auto che cerchi c'è anche per i più esigenti. Scoprila al Car Village in via Grassi 98 e in via Rona 15 a Milano.
Per il motore della tua passione non accontentarti di un lubrificante qualunque, pretendi Sineco. I'm sexy and I know it. Eccoci ancora, Bob Ghir, non è ancora finita, ragazzi, non è ancora finita. Pietro Galbiati, che avete sentito nel servizio della D-Blu, autoservice, è andato in onda un fuori onda, ci sta, perché noi ti piombiamo lì, oh Pietro, dobbiamo parlare della D-Blu, va bene, è andata così. Invece parliamo di fuoristrada con voi, Pietro, perché sì, spiegami cosa state organizzando. Allora, stiamo organizzando una manifestazione per il... per i terremotati, purtroppo c'è stato questo disastro, e è stata organizzata questa manifestazione che però credo che riesca a spiegarla molto meglio Davide, che è un organizzatore dell'evento. Adesso vi passo la parola. Vai Davide, dici. Niente, allora il 5 febbraio ad Alba Irate, che è in provincia di Milano, quindi qui vicino in zona, organizzeremo questo evento. È una manifestazione che vuole richiamare gli appassionati di fuoristrada. Saranno dei giochi, in pratica gli iscritti dovranno giocare con le loro macchine e tutto quello che riusciremo a raccogliere dalle iscrizioni verranno devoluti per i terremotati dell'Umbria. Bene, senti, ma sarà fuoristrada di che livello? Abbiamo anche un po' di immagini, insomma, estremo o una cosa fattibile per tutti? Non è quello che si sta vedendo adesso. No, stiamo vedendo perché è bello vederne, ma mentre parliamo però sarà una cosa, infatti ci ho tenuto a mantenere un livello basso per poter far partecipare più possibile, più persone possibile. Ok, quindi, come si fa ad iscriversi per partecipare? Cosa bisogna fare? Quindi l'evento è pubblicizzato su Facebook, e quindi bisogna visitare Facebook, dove dici? Dove però? Terremotrofi, okay, si cerca Terremotrofi, la locandina, oppure okay. Anche sul sito dell'ente che assicura questo evento, che è AXI, quindi www.axi.it. Va bene, che e non si spaventino lì, perché non è quel livello di fuori ma ci piacevano ci tengo a ripetere, saranno dei giochi, quindi okay. Ci sono ad oggi abbiamo 23 equipaggi iscritti, ci sono tanti partecipanti. La data sulla ricorda? 5 febbraio, perfetto. Tanti partecipano con la moglie, con l'amorosa, con il figlio, quindi diciamo il livello te racconto proprio di questo. Molto bene, bella iniziativa, piglia il microfono Pietro. Però non ha detto la verità, lui organizza anche un evento molto simile a quello che si è visto adesso nel video. Si chiama X-Tribe e anche questo qua, lui ovviamente è molto più bravo di me a spiegare quello che viene fatto. Cos'è X-Tribe? X-Tribe, allora... Adesso è una... possiamo mandare le immagini, quelle sì, là. Quelle, adesso sì, vai, passi. Allora, X-Tribe è un evento che nasce nel 2003, si chiamava Tribe, nasce a Maggiora, che per gli appassionati di fuoristrada è un autodromo dove appunto si correva il CVF, il campionato italiano della città fuoristrada, e poi c'è tutta una parte invece dedicata proprio al fuoristrada estremo. Ci invitate? Quando è? Scusami. Abbiamo cambiato location, dopo alla 10ª edizione abbiamo deciso di spostarci e l'abbiamo spostato vicino in provincia di Ravenna, vicino a Imola, presso una tenuta agrituristica, che è anche una tenuta lui di si caccia. Si dorme, si mangia. Si dorme, possiamo si venire, mangia. Possiamo venire. Certo, siete okay. Invitatissimi. E in genere non abbiamo ancora fissato le date per quest'anno, comunque in genere verso la metà, fine settembre. Appena siete pronti ce lo dite. Certo, eh? Anche qui c'è il sito, abbiamo realizzato un sito che è www.xtribe.org. X-Tribe, giusto? X-Tribe, okay. Sì. Dove si trovano tutte le informazioni, le immagini, le foto, i video, quindi tutte le notizie. No, perché altrimenti Arturo va a cercare X-Tribe, scritto Tribe. No, X-Tribe. Allora X-Tribe. Va bene, grazie ragazzi, grazie di essere venuti a trovarci e averci portato questo colosso, questo bravo e buon colosso. Ragazzi, invece chiudiamo su Ecclestone e sulla Formula 1. Voi potete stare qua se volete, basta che non dite parolacce come hai detto prima nel fuori onda, colpa nostra. Facciamo partire Pino guarda com'è ridotto, poverino. Supervisore dei cantieri. È stato. Dai, dopo 40 anni una fine così. Che sapevate già qualcosa? Era nell'aria. No, è cambiata nell'aria. La proprietà Formula 1. Lui era l'uomo che gestiva la Formula 1 per conto della vecchia proprietà. Sono arrivati nuovi gestori e ha preso i loro dirigenti. Quindi nulla di strano. Il discorso è che cambierà la Formula 1, cioè Ecclestone era troppo solo, cioè il suo impero era basato solo su un uomo, se stesso,
No, non ha mai avuto. Perdonami, Pino. Sì, ha fatto. Ha fatto di tutto, tutto è cioè... stato colui che ha portato lo sport motoristico, nello specifico la Formula 1, l'interesse alla Formula 1, e proprio grazie a Bernie. Cioè, di tutto il CIO, che è una cosa enorme, organizza le Olimpiadi. La FIFA organizza i mondiali di calcio. Ogni quattro anni. Lui da solo, in un anno, da solo ha creato il fenomeno della Formula 1, che è la disciplina più popolare dopo i mondiali di calcio e le Olimpiadi. Però adesso, sulla base della vostra esperienza e per quanto conoscevate questo, cosa rischia la Formula 1? Perché è vero che rischia tanto. Rischia tantissimo. Rischia la rottura, uno per quanto riguarda Liberty, perché gli americani hanno una mentalità, chi è stato in America sa come affrontano il motorsport e il business, che è completamente in contrasto con quella che è la tradizione stessa della Formula 1. C'è il problema poi della gestione pratica del paddock, dei pass. A me è capitato di stare in Malesia, è capitato di stare in Malesia alle 3 di notte, alle 4 di notte. Bernie Eccleston chiamava Pasquale per dire: chi, perché hai dato il passo a quello? Quello non è il ministro che mi interessa, voglio quell'altro ministro. Questo, cioè, sì, era uno che aveva un polso della situazione, Paolo, che gli americani non hanno. Bernie era colui che, al di là delle critiche, riusciva sempre a compattare tutti l'ambiente. Ecco, capito? Dal quello che scopava la pista al ministro, come hai detto. Sì, qua c'era questo, era sempre presente su tutti i problemi, aveva in mano tutto. È chiaro che adesso è un mondo diverso, cioè servirà un comitato direttivo, infatti prenderanno Ross Brawn per la parte tecnica, faranno qualcuno che si occupa della comunicazione, faranno dei settori, qualcuno che si occupa del web, che non c'è. No, cambia tutto. Pensate, prima era one man show, il patto della adesso... Concordia che fece fecero Eccleston e Ferrari. Bravo. No. Però Eccleston l'ha portata avanti, certo, l'ha portata sempre fino lì. Emilio, Fabio no, Super... sicuramente la Formula 1, l'abbiamo detto tante volte qui, doveva cambiare, deve cambiare qualcosa. A me francamente fa un po' paura se si vuole cambiare nella direzione delle corse americane, cioè del solo spettacolo per lo spettacolo, svilendola di contenuti tecnici che abbiamo anche criticato, per carità, perché troppo complicati, troppo sofisticati, ma che sono fondamentalmente l'essenza delle nostre corse. Qui si rischia di andare all'opposto, certo. Una grande GP2, no? Per far spettacolo. Ma da Rossuvero, che tu arrivo? Vado controcorrente, nel senso che speriamo che non tutto il male venga per noi. Ci credi, insomma, dici? No, non ci credo, però conoscendo un po' il mondo americano, il business americano, magari qualcosa di buono può saltare fuori. Certo. Fabio Rossuvero? Anch'io credo che magari qualche cambiamento ci può stare, magari non ci addormentiamo più. Speriamo, ecco, perché speriamo. In America, nonostante ancora su degli ovali, a loro piacciono. Chi ha corso sull'ovale le rivaluta le gare in ovale, perché Arturo, io ho corso su un ovalino da ridere a Castel Gianluzzo, ma diverse. Però è comunque sono un'altra cosa. Un'altra cosa. Le gare americane, le NASCAR, eccetera, per noi sono di una noia mortale. Adesso che non vengano a dire che le gare americane sono più belle della Formula 1 delle gare europee. Fuori di dubbio che però, d'altronde, il signor Eccleston ha 86 anni. Cosa avremmo dovuto aspettare ancora? Altri 3 anni forse? Cioè, quando avremmo lasciato in mano completamente ancora tutto a un uomo solo? Con 86, ne ha 86. 86 anni. Non pensavo 80. No, 86 anni. Ed è un quindi, miracolo, cioè, è lucidissimo. No, l'unico, è lucidissimo, una persona incredibile. L'unico vero dire. Problema, Patrizio, è che in corso degli anni non è riuscito a far crescere o non ha voluto crescere. Perché non ha voluto lui. È un one man show. Non ha voluto. È un one man show. Però attenzione, c'è l'unica cosa che ancora forse si parla, eccetera eccetera, potrebbe lui diventare il presidente della FIA, della Federazione Internazionale d'Automobili. Però quindi dai, magari... sarebbe comunque 86 anni. No, ma d'accordo, ma se non altro potrebbe essere veramente l'alter ego, visto considerato che la Ford non lo smuove più nessuno. Sì, speriamo che Napoleone. In chiusura posso chiedervi solo se avete qualche informazione su cosa è successo alla Casa Bianca oggi, doveva andare Marchionne da Trump, c'è stato l'incontro? No, c'è stato l'incontro. C'era Mary Barra, c'era Marchionne, e la sensazione è che non dispiaccia questa svolta alle case dell'auto, perché se è una svolta non tanto in senso ambientalista, per i discorsi che abbiamo fatto di complicazioni eccetera eccetera, e anche di qualche difficoltà che diversi costruttori hanno sul mercato americano dal punto di vista normativo, forse potrebbe far comodo avere una frenata dal punto di vista delle, così, del tasto ambientale.
Per cui insomma un incontro che lascia ben sperare. Che lasci, sì, un incontro. Punti di vista poi. Sì, sì, certo. Sì, perché non dimentichiamo, non dimentichiamo una cosa, che Trump è il presidente degli Stati Uniti, farà gli interessi dell'America, porterà, e noi siamo in Europa, per cui non è che c'è da stappare lo champagne se la fanno certe comunque cose. Comunque hanno, hanno proprio discusso le virgole che non si possono contare. Ha detto diamo un freno a, a questi 0,00 in periodico, sì, quello che non servono a nulla, mi sembra, e torniamo indietro di un passo. Però, non è che sta dicendo cancelliamo. Non vorrei tutto. Che poi domani ci lamentiamo che magari a Pomigliano d'Arco, invece che assumere gente per la Panda, continuano a licenziare, perché tanto però in America siamo grandi e grossi perché abbiamo assunto. Ecco, guarda, la prima cosa che ha detto, la prima cosa che ha detto però Trump, attenzione, proprio la Ford, ha detto per cortesia riportare le fabbriche in America. Quindi tutto sommato anche in tutta Europa, che tutto sommato ormai soprattutto la Fiat, per quello che era la Chrysler, l'FCA, fabbrica in Turchia, voglio dire. Assolutamente, sì, sì. Ne parliamo settimana prossima, no, giusto? Emilio? La casalinga dell'Ohio troverà che la sua Honda costa $5,000 in più perché non la devono fare in America e non più nella fabbrica cacciaviti di Puebla, sì, certo. Probabilmente anche i consensi per il Trump non potrebbero cambiare. Certo, discorso sicuramente molto ampio che tratteremo nelle prossime puntate. Carlo Di Giusto, Emilio De Lei di Abarth Scorpioni da Strada, editoriale Domus Quattro Ruote, è in edicola in questo momento? È in edicola e soprattutto sul nostro store online shop Edi, dove Edi non sono Emilio De Lei, no, no, però editoriale, Domus. Editoriale Domus, grazie Emilio per essere stato con noi, ecco, per quest'altra opera. Ci arrivo, sta una parentesi di tre secondi, ti chiedo scusa, saluto anche Fabio Subero, Subero e Fabio Madaro, Evo con il numero che è in edicola adesso, e poi troverete il numero di febbraio con la mitica, una delle tante prove, la comparativa tra la NSX Honda e la Nissan GT-R che abbiamo avuto in studio grazie a Fabio. Fabio. Scusa Mauro, poi in chiusura. No, commenteremo sicuramente nella prossima puntata. Comunque Trump sta ripetendo un po' quello che i predecessori, i suoi presidenti hanno già fatto con BMW e Audi in passato, che è stata quella di dire non importate più nulla dall'Europa, il tax è sa grande, fatevi una fabbrica, capito? Lui vuole importare manodopera, quindi dice visto che non posso combatterti, divento amico se sei un nemico, capito? Quindi dice tu sposta la fabbrica, vieni in territorio americano, costruisci, dai da lavorare, ti permetto di fare quanto hai intenzione di fare, se lo fai a casa tua lo importi, no, il certo, Messico l'ha chiuso certo. Per esempio, va bene, grazie ragazzi, ci vediamo settimana prossima, scusate per qualche così imprevisto e qui pro quo di questa puntata, ma siamo veramente contatissimi, facciamo vi assicuro dei miracoli, facciamo tutto quello che possiamo cercando di farlo al meglio. Domani sarò alla presentazione del team di Simoncelli C58 a Misano Adriatico e poi in serata avrò il privilegio di presentare da un teatro famosissimo di Pesaro, il teatro Rossini, il team Snipers, il nuovo team dove correrà Fenati, ex team Mongetta, per cui un privilegio, un onore, e poi venerdì sera vi daremo ampio resoconto nella fascia, no, non faccio promozione a me ma al team, no, giuro, io sono contento di essere lì, anche perché faccio la sostituzione, non è, ma va benissimo così, sono felice di essere lì, però vedrete questo team perché ci sono tanti argomentini. Fenati, non ho capito bene, dove sei domani sera? A Pesaro. Fenati è un bel discorso, bravo. Ragazzi, Fenati è un bel discorso perché darà del filo da torcere a tanti e sarà un motivo in più per guardare la Moto3, per cui ci vedremo poi venerdì sera, abbiamo quel resoconto lì, non era promozione a me stesso, era per la Moto3, non si parla mai di motorsport, e cominceremo pian pianino, ci vediamo poi settimana prossima, grazie ragazzi, ciao. Ciao. Paddock Bob Gear Edition in collaborazione con Nolan Group, Fassina, Vamag, Polini, Valli, Sineco, Venus, Ducati Monza, M Serramenti, Motostar, San Carlo.